thank Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, signori cari, buona Pasquetta. Eh? Eh, oggi saremo insieme per una trasmissione speciale, eh, visto che è un giorno di festa, eh, mi sembrava un po', come dire, un po' gravoso parlare di grandi nomi. Di gran... Oggi facciamo una bella trasmissione, tutto col 50% di sconto. E ci sono ottimi artisti che andremo a prendere in esame nel corso di questa diretta, così eh, devo dire un po' un quadro per tutti. Tra l'altro mi devo far perdonare perché ieri io non c'ero. Eh, in realtà ho mandato una replica perché ho deciso di fare la Pasqua a casa di eh, riposarmi un attimino, perché, insomma, è, è, bene, è bene tirare un attimo i remi in barca, tanto vedo che, insomma, è un momento un po', un po così. Eh. Uh, la Pasqua è passata Gesù è risorto oggi è la Pasquetta, è il lunedì dell'Angelo da domani eh, poi la prossima festa è Natale eh? <ride> ci sono più le feste, no, non è vero perché poi in Italia si festeggia sempre c'è la liberazione il 25 aprile la festa dei lavoratori il primo maggio non è vero, ci saranno ancora le feste non stampato, non l'ho stampato, è vero ieri mi sono dimenticato, l'altro ieri non ti ho fatto il, il doppione? No, non potevi averlo visto? Ecco, bene, bene, no, è la lista dei quadri. Sono tanti dipinti, eh, sono 40... Ma se non ci vedo più proprio da lontano, eh. Vabbè, sono più di 40, quasi 50, forse 49, 48, 49. Quindi li andremo a valutare. Eh, vi ricordo che confermare un dipinto non significa comprarlo, non significa pagarlo. Sono anche delle opere molto belle, qui per esempio c'è un paesaggio della costiera amalfitana di Vincenzo Laricchia, che è stato un grande del Novecento. Sono pittori del Novecento, ma anche dell'Ottocento, perché ci sono anche diversi artisti molto bravi che sono nati nell'Ottocento, tutti a prezzi scontatissimi. Oggi voglio proprio vedervi. Chiaro che uno, io per più mi sento un po' affannato dal tanto mangiare. Basta mangiare, eh. adesso tutti a dieta, tutti a dieta. Bisogna smaltire quello che abbiamo accumulato in questi... Due giorni che comunque rispetto a Natale è una passeggiata la Pasqua, no? Quindi, Natale è passato, Pasqua pure. Eh? Bene, 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 bene. Allora, vi ricordo che eh, nonostante lo sconto: si può pagare in 12 coi a tasso zero. Mi stavo chiedendo se fossi finito, Mino perché non ho molti temi da dire. Eh? Da dire ai nostri amici. Si, sì, non ti preoccupare. Allora, eh, facciamo una carellata piglio il foglio perché non me li ricordo, li ho, messi, li ho messi in realtà sabato sabato li ho sistemati. Ah, si è portato pure il foglio, è Clara, per cui niente. Eh, eh? Sì, mi piace. Ah, beh, 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 beh spendiamo beh, doveroso da parte mia, essendo un grande, grande, grande estimatore dello sport del nobile sport con la racchetta fare i più grandi vivi complimenti a Yannick Sinner, numero due del mondo ma insomma è uno, è già uno insomma eh? l'altro, quello che sta davanti un po' più giovane di me ma insomma avanti i giovani eh? quindi l'Italia avrà un prossimo numero uno, ecco grazie perché non me ne ricordo eh? anche vi sono artisti che non abbiamo mai avuto eh? allora, bella quest'opera di Liverani, guarda che bel quadro di Liverani eh? con i monti innevati Sotto abbiamo di Napoli, Edmondo di Napoli sì, siete, credo qui. Abbiamo Mario Dini. Questo è un pittore toscano. Questo è un bel quadro. Eh? Poi sotto c'è una scuola piemontese, primi novecento. Il 3 è Scognamiglio. Questa è una bella natura morta. È in ombra. Poi ve la vedete. Questa è proprio una zona d'ombra qui. Proprio... Qui cade una zona d'ombra. Poi me lo solleviamo. Questo è un pittore importante. Alfio Presotto. Nasce nel 1940, sopra la ricchia l'abbiamo visto, un bellissimo scorcio della costiera, un galeone, sono due piccole opere che sono due gioiellini, Ventura, l'artista Antonio Ventura, eh, Giuseppe La Ficara, Scuola Toscana, Antonio Madonna, Ugo Mascolo. Ecco, questo per esempio è un bel quadro di un artista piemontese. Felice Vellana Felice Vellan nasceva nel 1889 e è morto nel 76, È, un, è una, una tempera su cartone. Aspita, Francesco, Francesco Giordano. Era il mago della nature morte. Quante, quante nature morte vi detti tanti, tanti anni fa? Sotto c'è un paesaggio di scuola partenopea. Questo meraviglioso notturno verso sera di Vincenzo Colucci, straordinario. Nato a Napoli nel 1935, ancora vivente, ma per ovvi motivi, per raggiunti i limiti d'età, non dipinge più da tanto tempo. Qui abbiamo il 20, una scuola fiamminga, è un quadro degli anni 40-50 di Scuola Fiamminga. L'opera è anche firmata, ma non riusciamo bene a, cap a capire la firma. Poi qui abbiamo Franco Rispoli, la mamma col bambino, che è stupenda, e sotto abbiamo il Nostro Signore Gesù tre giorni fa, quattro giorni fa, eh? perché adesso è risorto eh? e quindi una crocifissione molto bella, questo è un quadro dell'Ottocento, davvero molto bello. Poi qui abbiamo un altro artista, questo è di Vigevano, se non ricordo male, Francesco Mazzucchi, è un'opera degli anni 40, sopra Antonio Madonna, una meravigliosa marina, è anche certificata ed espertizzato, poi abbiamo eh, Antonio Panza, sarebbe d'Antonio figlio di, di Giovanni Panza, questa donna alla finestra, Di Marino, al numero 27, c'è cioè un dipinto degli anni 40, Gaetano Vitale, mamma mia, questo dipingeva insieme a Clemente da Furi, sembra un Clemente da Furi, guarda che bella popolana di profilo, quanti ne ho venduti questi quadri in vita mia, mamma mia, tra l'altro ha una cornice, un quadro degli anni 60, che aveva queste cornici in lacca e oro, lacca bianca e oro davvero particolari, è rimasto tutto così, un quadro che ha... Mh, 60 anni, 70, 60 anni, sì Sotto invece abbiamo eh, lo trovo, lo trovo, lo trovo Carlo Cavagnino di del Piemonte. È una bella natura morta quadrata. Poi abbiamo un, un lavoro di Mauro Barra, Scognamiglio, La Ficara, Mario Maresca Serra. Questa è una bella marina. Sempre è un paesino della costiera, super cornice. Sotto abbiamo Francesco Tammaro nel lungo Senna e eh, la, la cattedrale di Notre Dame, quella che purtroppo è crollato tutto il tetto eh? qui abbiamo una tempera di scuola veneta dei primi dell'ottocento, era una coppia questa e l'altra Amitrano, Lucia Amitrano, grande ritrattista, sotto c'è un pittore siciliano che non abbiamo mai avuto ora vi dico anche come si chiama eh? Rocco Lentini, Rocco Lentini, un quadrettino delizioso. Poi qui abbiamo Massimo Bollani, pittore lombardo, una campagna lombarda. Bello, Vincenzo Aprile, guarda. È il, il Golfo di Napoli visto dal porto. Eh? Questa è la zona del porto. Eh? Bellissimo il Golfo, Vincenzo Aprile, 50x70. Altro grande artista che è eh, Salvatore Ciaurro. Un meraviglioso, una meravigliosa natura morta, cesto di frutta sul paesaggio, sotto Mauro Barra, professor Mauro Barra. Qui invece abbiamo Palazzo Donana Carafa, nel golfo di Napoli, del maestro Savarese, Savarese Giovanni Savarese, 70-100, olio su tela, bella la cornice. E eh, qui in pagare manca la cornice, costa di più. che, che, che Chi ha fatto questo prezzo? Boh, ci rimette il committente, vabbè. Salvatore Rodriguez, guarda che bella questa fanciulla, sotto abbiamo Telesforo Franchino, Scognamiglio, Una Natura Morta, questo è bello, questo è bello, è il numero 47. Bernardo Gentili, pittore milanese, questo è molto bello, e poi abbiamo ancora Vincenzo Laricchia, queste barche di pescatori, una marina parte europea, e sotto abbiamo una tecnica mista su cartone del maestro Gianni. Gianni è un'opera degli anni 50. Bene, sono 49 lavori, ora andiamo a vedere tutti con tutti i relativi prezzi. Buon pomeriggio, belli belli, tranquilli tranquilli. Andiamo a allora. tanto so che le prime due ore ancora siete in digestione, quindi eh, avrete i riflessi ritardati, un po', un po affaticati, quindi non c'è fretta. Andiamo piano... Eh? Ah sì, scusami, eh, abbiamo Clara, la nostra Clara. Buon pomeriggio Clara, buona Pasquetta, tesoro, mh, mi sono dimenticato proprio. Sì, grazie Gianfranco, un buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici a casa da parte di Clara. Bene, vedi, è un giorno che mi riposo, poi non ho più i, i ritmi giusti, vedi? Non mi dovevo riposare, non mi dovevo... Poi andiamo sull'uno, eh? Eh sì, adesso gli diamo uno a uno, noi gli vediamo a 5 a 5, eh? No, no, ciascuno, ciascuno. No, no, tutti insieme. Tutti. Oh, qui abbiamo un'opera di Luigi Liverani. Questo è un quadro, del, io direi, intorno al 1940-1950, la prima metà del Novecento. Abbiamo subito messo un gran quadro. Eh? È un olio su tela, 50 cm x 70, pittore che nasce in Emilia nel 1889 e muore nel 1958. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti. E fa importanti mostre nel centro Italia e nord Italia. Questo è un bell'olio 50x70, un paesaggio lacustre con le montagne nevate sullo sfondo. Lo proponiamo, signori cari, a soltanto 1000 euro da scontare. Del 50%, 500 euro al netto dello sconto. Oggi io direi di fare tutti i prezzi, proprio prezzi popolari: eh? prezzi P piccoli 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 così possiamo mettere in condizione di prenotare a chiunque opere questo è un bel quadro eh si è fatto molto bene guarda quei personaggi che guardano il lago si vede un paesino sullo sfondo vedi fatto molto bene beh si vede che è un quadro di un pittore importante Luigi Liverani eh? pittore del nord del nord eh come dice Norde, diceva eh, al film. Eh. Bene, bene, bene. 50 per 70, Luigi Liverani, 500 piccolissimi euro. Questa cifra si può anche pagare in 12 comoderati a tasso. Con 42 euro. Vedi? Grande opportunità. Al numero 2, Edmondo di Napoli. Ottimo artista del Novecento. Nasce a Napoli nel 1938 e è morto purtroppo nel 2016. È un olio su tavola che misura 40 cm per 50 d'olio, un altro paesino della costiera parte europea. Questo è molto materico. Un pittore che dipingeva attraverso spessori di colore. Eh? Ottima opera. 40 per 50 olio su tavola. Il prezzo era 750 euro. Noi lo dividiamo per due. 375 euro. Mamma mia ragazzi miei, mamma mia che prezzi. Eh? Avete visto incorniciato, portato a casa vostra tutto il quadro, bello, piacevole, ad una cifra che non comprate neanche una stampa. Eh? Poi andiamo ad avvertire il numero 3 che è un paesaggio fluviale, sembra. Sì, c'è un fiumiciattolo, un bel paesaggino. Questo è un olio su tavola di 20... 27x29, sì, dovrebbe essere più corto il lato verticale. 27x29, olio su tavola, lui era Giuseppe Scognamiglio. Nasceva in Napoli, anzi a Portici, che è provincia di Napoli, nel marzo del 1901 è morto a 84 anni nel 1985. Giovanissimo ha cominciato a dipingere seguendo le orme degli esponenti della scuola partenopea che si erano avvicinati alla scuola di Resina, altrettanto nota come la Repubblica di Portici, visto che lui era di Portici, che fu fondata nel 1863 da eh, Federico Rossano. L'abbiamo visto, mi pare, sabato in quella, in quella eh, direi scialba trasmissione. In breve divenne uno dei più valenti esponenti dell'impressionismo partenopeo del primo novecento insieme a Crisconio, Striccoli, Guido Casciaro e Amerigo Tamburrini. Si è reso protagonista di una eh, poetica pittorica improntata su delle eh, tematiche romantiche riguardanti la pittura classica dell'Ottocento, questo è un quadro che sarà, io credo anni 50-60. Ehm, grazioso, una macchia di colore. Abbiamo detto eh, Giuseppe Scognamiglio 27x29, 450 euro. Non cash, ma da ridurre del 50%. Soltanto 225 euro? Eh beh, 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 questo è da fulminare, eh? Questo è proprio da... ma proprio, 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 eh? proprio, Bellino davvero, eh? Graziosissimo, graziosissimo. Mi raccomando a voi, signori, eh? Sempre concentrati, sempre, come si dice... Sul pezzo, se volete vedere qualcosa, io ho fatto una esatto, una veloce carrellata perché eh, chiaramente, chiaramente, eh, magari qualcuno vuole dopo aver insomma banchettato ancora uscire, e allora, e allora, magari eh, voleva vedere tutto perché poi io, quindi, ho fatto la carrellata. Vi vedo tranquillissimi, io più di voi, non c'è dietro nessuno. Eh, e andiamo avanti a vedere il, il numero 4, che è un ottimo dipinto di scuola piemontese. Qui si potrebbe anche dire fino 800. Ma insomma, diciamo primi 900, vediamolo attentamente. Guarda, sembra mamma mia, sembra un Giuseppe Camino. Questo ammazza, bello un po' ferbacco. Guarda questo casolare. Eh, qui c'è una specie di mulino dove gira la ruota scorre l'acqua che arriva da dietro. Questa è la casa e qui c'è una figura femminile, una contadina. È una tela, vedi, anche antica. Si vede che è antica, eh? Misura 25,5 x 21. Pensate quanto... No, ma con i in stile. Pensate quanto costa poco. I 500 sono da scontare del 50%. 250 è un, euro? È un quadro che ha 120 anni circa, 115, 120 anni. I primi 900... Piemonte sembra Giuseppe Camino, guarda che meraviglia: 25 per 21, 25,5 quant'è per 21. Olio su tela non è firmato ma è molto gradevole, molto queste eh, queste tonalità. Ovattate, ovattate, particolari, eh? La cornice ha il suo perché? Perché voi sapete, cerchiamo di darvi sempre una cornice piuttosto lavorata. E questo devo dire che è davvero di grande entità. Bel quadro, bel quadro, bel quadro. Mi raccomando, mi raccomando, mirac... Comando. Oh! oh. Numero 5. Qui c'è scritto cosa c'è scritto. Cioè, c'è scritto dietro che zona è. Questa è, è la Toscana, è la mia amata Toscana. Sta settimana... Devo andare in Toscana, eh? questa settimana sono di partenza. Le, Ci sono degli... Le fontanelle a Pietra Buona. Pietra Buona deve essere in provincia forse di Pistoia. E questo era un pittore che bazzicava quella zona lì, l'entroterra, direi, toscano. È un'opera che è datata 2 ottobre 1959. Ha un anno meno di me, sto quadro eh? è un 40x30 olio su masonite. Lui è Mario Dini. Lo proponiamo a 700 euro. Da super scontare. Molto bella è anche la cornice: 350 euro. Allora, Mario Dini, andiamo a vedere Fontanelle. Vediamo, Fontanelle, che zona a Pietra Buona, vedi? Comune di Pescia, Pescia, Montecatini e Pistoia. E che lo sapevo. Questo secondo me era amico di mio padre pure, perché mio padre è vissuto per un certo periodo a Montecatini e riconosceva tutti questi pittori. Vabbè. Comunque, Mario Dini nasce a Colle di Bugiano, che è Montecatini, il 9 luglio del 1901. Avviato giovanissimo allo studio dell'arte dal padre Antiquario. Vedendo nel figlio Mario un grande interesse per quella pittura, ormai... Eh, matura dal quale Signorini Telemaco Signorini è stato un grande maestro eh, Trova la maturità Nella studio Della pittura post macchiaiola Il Dini continuò gli studi Sempre più interessato Alla pittura dei grandi macchiaioli Per preso visione delle opere di Silvestro Lega E di Giovanni Fattori Da allora Dini avvertì una grande necessità di dipingere Per da sfogo a questa forza interiore Esternando Quello che c'è di più nobile e puro nel suo animo, facendoci gioire nell'ammirare queste sue creazioni pittoriche della sua terra della Toscana eh, la zona mh, della Val di Nievole Rio Maggiore, Pietrasanta, Assisi eh, partecipò a molte mostre e a Roma nel 1966, a 1964 eh, alla Galleria Flori Floridi, Montecatini Terme famosissima e fece una personale a Cortina d'Ampezzo alla Galleria d'Arte Bosoni, ecco Bosoni era un grande antiquario di Milano, grande amico di Giacomo Chiussone e di mio papà eh? esperto di pittura del, del 7 e del 6 allora Mario Dini Mario Dini eh, olio su masonite 40x30 da 700 euro scende a 350 euro questa è davvero di grande qualità, guarda che bel, che bel quadro. Vi ricordo che ogni opera è accompagnata dal suo regolare certificato di garanzia e autenticità norma di legge secondo gli articoli legge 1490-1491 del codice civile. Eh? Quindi mi raccomando, mi raccomando ecco ora magari vi faccio vedere un, oggi è un giorno è un giorno di festa e magari abbiamo dei nuovi amici dici? ma è un bel quadro questo eh? beh qui non è che sia bello fa schifo eh! come meglio qui? c'è un vento che ti porta Meglio un po' di pioggia, tesoro. Non dico quanto era fatta assai, però fa schifo proprio qui il tempo. Eh. Se io veniva a lavorare, rimaneva a casa, chi si muoveva? Doveva col vento che mi spendo. No. Cioè, allora, questo è un, <ride> è un certificato di autenticità di aurora, aurora, aurora Arte. E noi mettiamo la foto del dipinto che voi scegliete e spieghiamo tutte le caratteristiche, questo era un Roda, un quadro bellissimo di Leonardo Roda. E sotto ogni certificazione c'è scritto che eh, scusa qui sotto ho sbagliato io. che in base agli articoli 1490 1491 del codice civile ci certifica l'autenticità e la provenienza legale. Timbrato e firmato l'Orarte, sono sotto ci sono indirizzi e numeri di telefono. Noi siamo sempre qui reperibili in qualsiasi momento, quindi insomma Rivediamo questo bel lavoro di Mariodini 40x30. Eh? Guarda che meraviglia. Mi raccomando, signori, eh? guardatelo con attenzione. Sai che io stavo rivedendo, adesso si fa per dire, eh? stavo rivedendo, adesso si fa per dire, ma questa opera, ragazzi questo è un bel quadro, io capisco il vino, l'agnello, la colomba, il pollo, eh? tutte le festività, tutto quello che si mangia, ma un attimino di attenzione su questa opera. Eh, vi posso rubare un attimo la vostra attenzione? Distogliervi dalla tavola? Questo è un quadro da prendere a 250 euro. È un quadro che ha più di 100 anni, è arrivato ai giorni nostri in perfetto stato di conservazione. Misura 25 cm,5x21. Quindi l'eventuale collocation è molto, molto, ma molto semplice. Bene, bene. Le 5 la. Eh? Sì, e adesso andiamo al mare. Tutti al mare, tutti al mare, andiamo in costiera Malfitana. Questo qua, questo qua, questo qua. Vincenzo Laricchia, il pittore del mare, nasceva nella migliosa città di Napoli, nel lontano 1940, è purtroppo deceduto nell'anno 2017. Una, un giornale di Napoli, ve l'ho fatto vedere, mi pare due, una volta scorsa che abbiamo fatto cotesti quadri, che eh, mise un articolo, è scomparso il pittore del mare. Guardate che bella marina qui in costiera. Siamo Forse dietro c'è scritto anche qualcosa, forse eh, non è detto. Vediamo, vediamo. La cornice è degli anni 70, eh? la cornice col passepartout di velluto, vedi? come si usava una volta. Aspetta che te lo dico. Aspita, che ho detto io, Anni? anni 70. È del 75. È del 1975. Vedi? Vedi che non mi sbaglio? E eh, no, che non mi sbaglio, non mi sbaglio. Con affetto è dedicato anche a Tonino Sole. Sole, sale, sile, sì, sule. Ecco, comunque è dedicato nel 1975. Quindi, aspetta, che. C'ha 50 anni questo quadro, eh? Sta l'anno a un anno, ah, 50 anni, guarda che bello. Eh? No, perché? Ma è uguale, io le, le, le carichere fine non le capisco. Costa 1400 euro da scontare del 50%. 700 euro scontato, pagabile in 12 mesi con 58 euro. Beh, questo dovreste confermarlo subito, eh? Quadro del 1975, olio su tela 50x70, mi sembra molto molto bello, mi sembra molto molto bello. Eh? Io, signori, vi ricordo che la conferma... Non è, non è un acquisto, eh? lo potete vedere, osservare a casa, previo appuntamento telefonico ai nostri incaricati. Se a casa vi piace lo comprate, diversamente ci stringiamo la mano e siamo amici come prima. Eh? Questo è un gran bel lavoro di Vincenzo Laricchia. Stavo cercando di trovare quell'articolo, ma poi quando lo cerchi non lo trovi mai. Eccolo, Napoli Today, Napoli Today. Vedi? Questo giornale, io me lo ricordavo, addio al pittore del mare, si è spento Vincenzo Laricchia. Vedi? Qua. Si è spento Vincenzino Laricchia. Qui c'è tutta la, eh, è morto uno dei maggiori pittori contemporanei, Vincenzo Orecchi, artista napoletano 77enne. Definito il pittore in lascia un profondo vuoto nel mondo della cultura napoletana. Eccolo qua, è morto il 23 agosto del 2017, sarà il 22 perché l'articolo del giorno prima. A dare annuncio alla sua morte è Davide, suo figlio. Bene, bene, l'abbiamo visto. Dunque, qui ci vuole un cavalletto perché questo si vede scuro. Alfio presotto. Vieni, 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 vieni. Numero 7. È vero che è una natura morta. La natura morte. Vieni, 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 la mettiamo qui dove c'è un po' più di luce, vieni. La voglio far vedere bene, poi la rimettiamo lì sotto. Eh. Alfio presotto è un olio. 30 cm x 60. Pittore che nasce nel 1940, purtroppo ce l'hanno consegnata col vetro e così è rimasta. La cornice, vedi com'è bella? È neorealismo questo, eh? questa è veramente molto molto bella. Alfio Presotto nasce nel 1940 a Torre Di Mosto nella provincia di Venezia. L'infanzia e l'adolescenza del pittore sono segnate da esperienze non felici che comunque gli permettono di rafforzare un carattere eh, che eh, era stato indebolito da una malattia che aveva avuto. Come ricordato spesso, sin al termine dell'adolescenza la sua formazione può considerarsi eh, di, prima, di primo livello, rifacendosi ai grandi pittori del Cinquecento eh, e del Seicento. L'artista trova la gratificazione della forma dall'anatomia perfetta. Le caratteristiche forme, la silenziosa ricerca dell'evocazione della realtà, diventano così la trasfigurazione di un periodo della sua vita. L'artista si impone soprattutto sui paesaggi e sulle nature morte. Negli anni Sessanta si trasferisce a Milano, dove incontra lo storico dell'arte Graziosi. Con il quale aderisce al gruppo di pittori del Realismo, detto che è un neorealista. Eh. Eh, il gruppo, molto affiattato anche se diviso a diverse restazioni sociali, eh, si ritrovava in una casa d'epoca in via Pisacane nel centro di Milano per discutere argomenti profondi riguardanti il pensiero e l'idea della perfezione. Nel 1969, hanno la sua prima esposizione a Milano. Uh, Alfio Presotto inizia ad imporre la sua pittura a mostre nazionali espone a Pesano nel 70, a Bergamo, a San Marino, a Bari vedi pure a Bari è stato alla collettiva Ursi fino ad arrivare a Parigi nel 1974 e a New York all'Art Expo del 1991 30x60 Olio Alfio Presotto è datato 1965 mi pare olio su tela è datato mi pare 1965 vediamo un po' 66 ho sbagliato un anno aveva 26 anni quando ha fatto sto quadro vedi costa è un po' vicino ma è un po' vicino che vorrei non vedere 66 A 26 anni aveva quando ha fatto sto quadro costa 800 euro da scontare 400 euro finale Alfio Presotto, è una cornice del 66, questo è tutto dell'epoca, eh? così l'hanno fatto, così è rimasto. È una cornice degli anni 60, quella bella, liscia, tranquilla, il passepartout in ecru, guarda che bello. Sicuro? Sì, guarda che meraviglia. Alfio Presotto. <ride> allargati? Sì, allargati? Questo è molto bello, eh? Epoca giovanile, quindi messo male, perché se un giovane, il giorno di Pasquetta, fa lo scherzo alla televendita vuol dire che non ha proprio argomenti. E poi sono quelli che vanno magari, eh? No, 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 no tesoro mio, no, 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 sta messo male perché uno può fare, per esempio, io lo dico ai giovani, no? Yannick Sinner dovrebbe essere un esempio per molti giovani che io vedo purtroppo oggi il mondo giovanile, io sono per i giovani, ma per i giovani non dico che devi diventare come Sinner, però voglio dire, Sinner è un esempio, volli, sempre volli, fortissimamente volli, lui gioca e basta. Lui ha detto che preferisce, preferisce una semplice cena, un grande festeggiamento, eppure ha vinto, eh, festeggia la, la seconda posizione al mondo e ha vinto un torneo nel quale è arrivato eh, secondo due volte. Però lui ha una cena tranquilla con il suo team e a letto. Quindi è schivo dai. Dai festeggiamenti, dalle luci della ribalta, poi magari fra dieci anni sarà diverso, fra cinque anni, sei anni sarà diverso, però secondo me rimarrà sempre semplice perché così ci si nasce. Quello dovrebbe essere un esempio per i giovani, eh? per fare qualcosa di positivo perché io poi vedo, se vedi insomma, questi talk show, parlano delle baby gang, stanno messi male, la gioventù sta messa male. Eh? Datevi da fare, ragazzi, lo dico per lasciare stare la televedia non è un problema, tanto noi siamo qui per passare due ore. Potevo mandare replica anche oggi, però ho detto, vabbè, oggi vado, dai. E quindi abbiamo messo sti quadri a parete. Li facciamo oggi un'altra volta la stessa cosa. Però voglio dire, veramente, ragazzi, datevi da fare. Eh? Allora, Alfio Presotto, 30x60, olio su tela, datato 1966. A 400 euro. Si vede scuro comunque, una zona di ombra. Allora lo togliamo dal cavalletto e fai vedere il numero 8, Antonio Ventura. Guarda questo, questo bel quadro. Questo è molto materico. Molto materico. È un paesino, vedi, con tanti personaggi e ci sono son le montagne con la neve. È sempre lui, è sempre lui. Ti preoccupa. bella è anche la cornice. Guarda che meraviglia! Firmato Antonio Ventura. C'è il campanile, c'è il borgo, ci sono tutti i personaggi. Pittore di scuola lombarda, Antonio Ventura. 30x40 olio su tavola. 600 euro da scontare. Scontato viene 300 euro. 300 euro. Ok? Hai visto che è bellino, Antonio Ventura? Antonio Ventura, guarda che meraviglia! Ah, che bello! È finita anche la Pasqua, dai! Bellissimo, guarda, bellissimo. No, meno male. Sono felice che sia finita. Così le feste sono finite, capito? Ah, bello! Io odio le feste, proprio le festività le odio perché comporta una serie di difficoltà anche a livello di lavoro notevoli, capito? I giorni sono meglio quelli di tutti uguali. Eh? Questo è molto molto bello, costa anche molto poco, soltanto 300 euro. Poi abbiamo due piccoli ninnoli, due piccoli dipinti eh, degli anni 40-50. Misurano 12x17 sono due dipinti di scuola lombarda. Eh, sì, sul 9, sul 10, sono. vedi che carini, eccolo qua. Misura 12x17, bellina anche la cornice col fregio nella parte sovrastante, e io siccome so che poi a voi magari tutti e due non li volete, li ho divisi con la proprietà che sono di un commerciante, facciamo due lotti singoli. Poi se volete li prendete tutti e due, tanto. Eh, prendi due e paghi uno perché il prezzo è diviso a metà. Io ve ripropongo così come lo vedete a 250 euro ciascuno da scontare. Del 50% 125 euro cada uno, quindi tutte e due, 250. 12,17 non ci compri neanche le cornici. Hanno anche il vetro, hanno anche il vetro. Così sono arrivati così, ve li faccio vedere. Scuola lombarda, scuola lombarda, 125 euro. Eh, ve lo dico già, è l'otto che costa meno di oggi, i quali da 15 euro oggi non ce l'abbiamo, li abbiamo tolti, quelli da 18 euro, eh? 6 euro, 6, no, quelli non ci sono, Questi sono quelli che costano meno, 125 euro. 12 per 17, 1940, 1950, gradevolissimi, graziosissimi, i issimi, issimissimissimi Mamma mia che bello! Forza, 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 forza. Signori sono gradevoli. Questi non è difficile collocarli. Eh? Non è difficile collocarli. Oh, chiaramente è una trasmissione secca, unica. Eh? Io ho già fatto l'orario per tutto il mese di aprile, chiaramente non c'è nessuna nessuna trasmissione di questo genere. Quindi se ne parla poi magari verso agosto, luglio-agosto, un'altra trasmissione così. Poi non andate a cercare a destra e a manca perché non li trovate. Bene, andiamo avanti. Numero 11, numero 11. Questo è ispirato ai grandi piroscafi italiani del passato. Compagnia Vapori Postali, Florio Palermo, piroscafo Washington, 1879. Questo era il piroscafo Washington. È un olio su tavola, eh? È un olio su tavola che misura 30 x 48. Pensate quanto è difficile. È scritto tutto dietro. Costa 500. Non è del 1879, eh? Il, il piroscafo è del, del 1879, il quadro sarà un quadro degli anni 60, penso. 30 per 48, 500 euro da scontare, 250 euro. Abbiamo un grande pubblico oggi, sento. Eh? Che cerca? Eh. C'è, di là c'è. No, da spendere no. Già solo a misura, anche se, se lo fai a spruzzo, ci vogliono 3.000-2.000 euro. Quindi ci un po' di cervello. Anche un tappeto costa di più, no? Metti in tappeto, no? Te incronici in tappeto e stai bene. Allora, eh, 250 euro. Tutti a noi chiamano, eh? Grazie, grazie. Allora, poi numero 12, scuola toscana. Che dobbiamo fare, eh? Eh, tesoro. Noi prendiamo il meglio e il peggio. Ultimamente prendiamo solo il peggio, però. Un olio su tela 70 per 50 Questo è questo paesino della Toscana. Questa è la zona di San Gimignano, secondo me. Eh? Dove c'è il vino buono, la zona del Chianti. Vedi che. Eh? No, no, è tela, è tela. Io leggo tela qua. Olio su tela stampata. È il 12. Olio su tela c'è scritto. Eh, tesoro, io su tela. 70 x 50, costa 800 euro da scontare. 400 euro. L'opera è anche firmata, ma non si legge la firma. E qui sotto vedi che c'è una firma. però chi ce l'ha dato, il commerciante che me l'ha affidata, ha detto: Guarda, questo è un quadro che ho preso in Toscana, è un quadro toscano sicuro, però non ti so dire l'artista. Quindi lo mettiamo a poco a 400 euro. È il valore della cornice. Eh? Sì, sì, sì. Uh, mi raccomando, mi raccomando. 400 euro finale, olio su tela 70 per 50. Gianfranco, dovremmo ritornare sul dipinto numero 3 di Giuseppe Scognamiglio. Si, sì, Scognamiglio lo andiamo a rivedere. Abbiamo detto 1940-1950, Giuseppe Scognamiglio, 27 per 29, da 4,50-225 euro. Giuro, guai, Mino È confermato. Grazie, grazie. Bene, questo è confermato. Allora, la Toscana, la Toscana a 400 euro, la Toscana a 400 euro finale. Signori, con forza, con entusiasmo, eh? mi raccomando. Al numero 13 abbiamo un ottimo lavoro del maestro Giuseppe La nostro grande amico, ci è venuto a trovare qualche settimana fa, ve lo ricordate, e queste sono le sue famose rose gialle. È un olio su tela 40x50, davvero di grande qualità, di grande bellezza. Che vi offro a soltanto 800 euro da scontare, mi pare. 400 euro scontato. Lui è bravo molto all'acquarello, ma ultimamente produce anche tanti oli. Eccolo qua, 400 euro per Giuseppe La Ficara. Guarda che meraviglia! Guarda che sogno! Eh. Signori, mi raccomando perché perdete veramente grandi opportunità. Ripeto, poi mercoledì ricominciamo l'Ottocento, eh. Io sarei anche tentato, non so quando, potrei farvi uno speciale, però non so, non so, non so, non so, eh, non so. Devo valutare bene, non mi date molta fiducia, io sono molto sincero, parlo molto schietto. Io. Di là ho un numero di opere importantissime, tutte inedite, però... Ma. Allora, Bragozzi sul canale, Chioggia 1982, Antonio Madonna, 24x30, olio su tavola, 800 euro da scontare. 400 euro. Allora che bello. Controfirmato, firmato Grande Antonio Madonna, allievo di Nic Nicolas De Corsi. Nasceva a Torre del Greco nel 1919 e morto a Napoli nel 2010. Ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti dal 39 in poi, ma lui è stato sempre vicino, molto vicino, alla pittura di Nicolas De Corsi. Questo è molto bello, eh? Qui è di decorsiana memoria, eh? questo è veramente di decorsiana memoria. Un consiglio: non lo perdete. Un buon consiglio: non lasciatevelo sfuggire. Sarebbe un errore gravissimo. Sarebbe un errore gravissimo. Uh, 24 x 30, Antonio. Si vede benissimo. Antonio Madonna. Gradevole anche la cornice, che prossima. è quella con la quale l'abbiamo ricevuto molto semplice e molto graziosa a 400 euro al numero 15 Ugo Mascolo borgo della vecchia Napoli nasce a Pozzuoli nel 1948 ho sentito dire che non dipinge più non ho la certezza ma così mi hanno detto questa è un'opera vecchia tra l'altro degli anni 80 misura 30 x 24 olio su tavola i vicoli della vecchia Napoli alla miglia romaniera 650 euro da scontare 325 euro scontato uh, Che meraviglia Hai visto che bello? Bellissimo, costa nulla 325 euro, Ugo Mascolo Forza, 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 forza Dai, 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 dai eh tesoro mio, questi sono i quadri giusti eh. Questo, quello sotto sono quadri che non hanno grande dimensionalità, ma di facilissimissimissima conferma eh. Guarda che sogno, 325 euro. Guarda che sogno, vai. Al numero 16, Felice Vellan da Torino. Felice Vellan da Torino 1940-1950 è l'epoca. Felice Vellan nasce a Torino nel 1889 e muore nel 76. è una tempera su cartone 45x29. Prezzi popolari 500 euro da scontare. Felice Vellane: 250 euro. Signori, sì, a sti soldi non comprate nulla con una cornice del genere, la cornice è anche lavorata. Eh. Guarda che bellina che è, guarda che graziosa che è questa cornicetta. Firmato in basso a sinistra, è una strada, qui c'è una chiesa davvero particolare. Anzi, non è una, sì, no, è una chiesa, è una chiesa. Guarda che carino, guarda che carino sto quadro. Bellissimo, bellissimo tesoro mio, guarda che sogno. 45 x 29, tempera su cartone, a 250 euro. Felice Vellan, Felice Vellan. Signori, poi io non voglio essere sempre quello che poi vi dice le cose. Quello che presentiamo oggi poi sparisce, non lo rivediamo più. Siate tempestivi. Gran lavoro di Felice Vellan, 250 euro. 250 euro. Meraviglia. Guarda che sogno, felice Franco scusami se ti interrompo, rivediamo Ugo Mascolo la 15. Ugo Mascolo la 15, 30 per 24 a 325 euro. 325 euro, borgo della vecchia Napoli. Molto materico. 30 per 24. È confermata l'opera. Grazie. Questa se ne va, Felice Vellano, lasciate a 250 euro un artista piemontese. Ha frequentato l'Accademia Albertina, ha fatto mostre al circo degli artisti a Torino, alle promotrici genovesi, torinesi, alle mostre di Brera. È un buon quadro, è un paesaggio con, questo, con questa casa, con, questo, con questa chiesetta, devo dire. Eh, che poi in realtà questa è una torretta, la chiesetta è di qua, davvero molto bella. Poi al numero eh, 17. C'è questa brillantissima natura morta ossilente, in stile classico, in stile fiammingo, del maestro Francesco Giordano. Nasce a Napoli nel 1945, è ancora vivente, però non ho più visto opere di questo artista. L'opera è anche controfirmata dietro però autentica. Uh, 50 per autentica: 50x70, mi sembra la misura. Olio su tela, olio, 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 olio olio su tela, olio, olio, olio su tela. Massa quanto costa poco la cornice? Comprate 1200 euro da scontare. Mamma mia, che prezzi! 600 euro scontato, pagabile con 50 euro al mese in 12 mesi. Prezzi, pa, prezzi, pa, prezzi, pa, prezzi pazzi, prezzi, pa, prezzi, pa, prezzi pazzi. 600 euro con 50 euro al mese, 12 mesi a tasso zero. Vai! Guarda che meraviglia, mamma mia, grande natura silente, fiori, oggetti e frutta. In questa natura morta c'è anche il paesaggio centrale. Bella natura morta di Francesco Giordano, assolutamente inedita, assolutamente di grande qualità, a mio modesto modo di vedere da impossibile da perdere. Da perdere. Aurora buonasera numero 18 numero 18 qui abbiamo un dipinto la scuola partenopea siamo intorno al 1960-1970 è un olo su tela 45x65 finemente incorniciato questo è un regalo grosso come una casa 450 euro da scontare del 50%. Soltanto 225 euro. 225 euro. 225 euro. Non abbiamo messo in orario l'orologio. Eh. Forza, 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 forza. Eh? Signori, mi raccomando. Eh? Siate attivi. Vi vedo un attimino. Passivi ancora le prese con le vettovaglie, eh? Col mangiare, insomma, più concentrati sulla. è vero? Sì, sì, questi poi non li vedete più, uguale, meglio, meglio, ma infatti. Infatti sbaglio io a farli, tesoro mio, eh? Sbaglio io a farveli questi qua con lo sconto, questi li dobbiamo eliminare proprio. Sarò dolente con i commercianti che ogni tanto si appoggiano con noi, ma. Signori, io sono molto sincero, quando si parla di pittura, questa è buona pittura perché è vero che non sono pittori dell'Ottocento, bugia perché questo è dell'Ottocento, dell il quadro di Scuola Piemontese è un quadro che sicuramente l'ha fatto un pittore dell'Ottocento, gli altri no, gli altri sono quadri classici, però c'è La Ricchia, c'è Di Napoli, c'è Madonna che è come De Corsi, quindi voi sono pittori, non sono scarsi, non sono scadenti. Costano molto poco, non possiamo fare 20.000 giri per vendere 5-6 quadri, quindi questa è una trasmissione che poi andrà a sparire. E faremo solo esclusivamente pittura dell'Ottocento, ma perché è giusto che sia così, ragazzi miei? Allora, qui abbiamo un quadro importante, Vittorio Colucci nasce a Napoli nel 1935, sono più di vent'anni che non dipinge più. Lui era specializzato in notturni a mare. Questo è al tramonto: il, il, il cielo è, dorà, è rosso del, del, eh, del sole che sta tramontando e si intravede la costa, le barche, la famosa Pesca alla Lampara. L'opera è controfirmata dietro per è un quadro degli anni 70-80 del Novecento. Olio su tela 70 cm per un metro. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo quando ero un ragazzo, vedevo vendere da mio padre, da mio nonno, questi quadri. Era il 1980, 78, io avevo 20 anni. Questi dipinti di Vittorio Colucci si vendevano a 2 milioni e mezzo, 3 milioni di lire di questa dimensione. Pensate, due milioni e mezzo, quanti soldi sono rapportati a oggi. Pensate quanto si vendevano. Gianfranco scusa, mi rivediamo il dipinto numero 18 di Scuola Partenopea. Eh, questo è molto bello, eh! Guardalo, quello eh. Guarda degli anni 70, carino, senza troppe pretese, è una macchia di colore. 45-65. Esatto, esatto. Era un termine che mi sfuggiva. Lo so, lo so era, era dell'ultimo periodo. Allora, stavo dicendo che è un pittore, è un pittore, signori, importante, Vittorio Colucci. non È confermato. Mai. Grazie, allora... neanche uno di quadro come questo. Oggi, a distanza di anni, questo è un quadro che bisognerebbe vendere a 3.000 euro almeno, però a 3.000 euro io vi do magari un Nicolas De Corsi, giusto? Perché oggi Aurora ha un po' sfalzato tutti i valori. Questo è un 70-100, questo è un bel quadro. Oggi prenotarlo a 2.200 euro. Non cash, ma da scontare del 50%, viene scontato 1100 euro. Controfirmato, firmato in bassa destra, sano, intatto, perfetto, con una super cornice scolpita che gli fa d'abito. Guarda che meraviglia, Vittorio Colucci a 1100 euro finale. Pagabile anche con 92 euro al mese in 12 mesi. Tramonto marino di Vittorio Colucci. Signori, è un pittore notevole, un pittore importante, non perdetelo, 1100 euro. Lo vedi a casa, lo guardi, se non ti piace, ci si stringe, ci si stringe la mano e siamo amici come prima. Ma un quadro di queste caratteristiche, di questa bellezza non dovrebbe mai mancare a 1100 euro. È un, è, un, è, un, è un quadro veramente al tramonto stupendo dai guarda che contrasti di luce guarda che contrasti di luce dai eh. mamma mia bene al numero 20 abbiamo un'opera di un artista che nasce nel 1800 correggi nel 1899 a Venezia Nanni del Mastro Nanni del Mastro in realtà Giovanni del Mastro uh, muore a Torino nel 1960 questo è un quadro degli anni 30 davvero stupendo capriccio architettonico è una tela di Nanni del Mastro che misura 64% 1 64% 1, Nanni del Mastro, firmato in basso a destra, vedi? Del mastro. Vedi la firma? Eccolo qui. Allora, è un'opera degli anni 30. Olio su tela, anni 30, anni 40, 64 per cento. 64 per 101 paesaggio lacustre con capricci architettonici. 1900 euro da scontare del 50. 950 euro scontato ed è pagabile con 79 euro al mese. Signori, forza, 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 mi stra, stra, stra. Raccomando, non perdete questo gioiellino. Sembra un quadro. Della, della fine del 7, primi 8, guarda che meraviglia. Semplice cornice, nani del mastro 950 euro. Ricordate il pagamento rateale personalizzato in 12 comoderati a tasso zero. Certo che per avere lo sconto 50 prima ora. Abbiamo assegnato tre quadri, eh? Mamma mia, state proprio sgonfi, state. Mamma mia. Ha fatto male la Pasqua. 21, vai. Franco Rispoli. Franco Rispoli. La mamma che guarda con amore il suo bambino. Siamo all'inizio degli anni 70. Lui è stato allievo di Vin Vincenzo Irolli e Alessio Issupoff. Bella cornice a urna di quegli anni. Il bambino che dorme nella culla, la mamma che gli mette anche la copertina rosa la bimba, secondo me perché ha la copertina rosa, quindi è una bimba. Nella culla, guarda com'è bellina questa mamma, in alto la firma in rosso, come spesso firmava Rispoli, come spesso firmava Irolli anche col colore rosso. La cornice a una di quegli anni, un olio su tela 40 x 30, mi pare. Davvero di grande entità, di grande bellezza, un artista che nasce a Napoli nel 1921. Muore nel 1989. Grande qualità. Costa 1.300 euro. Da scontare. 650 euro scontato. 54 euro al mese. Beh, c'è solo da prendere in mano il telefono, chiamare e bloccare il prezzo. Non c'è altro da fare. Eh, non c'è altro da fare. Non c'è altro da fare. Velocissimi. Eh. Non c'è altro da fare a 650 euro. Vecchia opera di Franco Rispoli. Chi non arriva ai rolli perché i rolli costano altri prezzi Rispoli è un'ottima, valida alternativa. Ottima, valida alternativa 22. Nostro Signore Gesù, una crocefissione dell'ultimo quarto del XIX secolo, scuola italiana. È un olio su tela 51 x 38, mi sembra di ricordare. 51 x 38, da retta come l'hanno scritto, uguale. Eh, olio su tela, molto ben conservato. 1500 euro da scontare del 50% Soltanto 750 euro Molto bello questo Cristo eh? Molto molto bello questa crocifissione Veramente di grande qualità L'opera ha anche una firma O una sigla mi pare Aspetta che controllo È siglato J.A J.A eh, Vabbè comunque c'è Comunque okay, l'ho fatto vedere da un, un esperto dei nostri esperti ha detto certamente scuola italiana, magari a uno straniero che a quell'epoca era in Italia, però è scuola italiana. Molto molto bello, Centro Italia dovrebbe essere. 50, signori 750 euro un quadro dell'800, questo è 1880-1890. Eh. 51x38 a 750 euro, non comprate nulla, ma veramente, veramente, veramente veramente... Veramente, veramente nulla, nulla proprio, uh, 750 euro. Numero 23 abbiamo il maestro Mazzucchi, mi ricordo come si chiama di nome Francesco Mazzucchi, nasce a Sant'Angelo Mellina nel 1896, frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Brera ebbe per i maestri il, il Bolognini e Ambrogio Alciati, come molti. Successivamente frequentò anche l'Accademia in Argentina a Buenos Aires. Si rivolge al paesaggio e ritratto, con la sua maggiore attività la esplica nell'arte anche sacra. Ha partecipato a tutte le mostre delle eh, pe, eh, promotrici eh, le, lombarde, milanesi, scusate. Collabora anche con il maestro Bocca, Galli e Ottone. Uh, pittore noto per aver lasciato diverse opere nella chiesa dei Cappuccini di Vigevano muore nel 1976 mi pare no, 67, girato è un Olio su Masonite 40x50 siamo intorno al 1950 lo proviamo a 900 euro da scontare Francesco Mazzucchi 450 euro 450, 450 euro 450 euro, Fra bella la cornice anche. Eh? Bella la cornice anche. Deliziosa questo paesaggio lombardo. Questo paesaggio lombardo. Unica trasmissione, non li rivediamo più. Unica trasmissione, non li rivediamo più. State perdendo delle grandi chance. State perdendo delle grandi chance. Ve lo dico sinceramente. Eh? Sì, sì, offuscati dal, dai fumi del, del, del vino, dello spumante, del festeggiamento, della pasquetta, vi state mangiando delle ricche occasioni per acquisire belle opere a pochi soldi. Guarda quella che viene adesso, la numero 24, Antonio Madonna. Guarda che bella Marina. Sembra. Una marina dittore del Greco di Nicolas De Corsi, lui è stato allievo di Nicolas De Corsi. L'opera è anche periziata, c'è anche la periz per il Tribunale che naszera con testa autenticità. È un olio su Masonite: 51,5x70,5 olio. Questa è un'opera, io l'ho vista presentare a 2005 in qualche vetrina televisiva. Ad Aurora Arte. Oggi Antonio Madonna, certificato e espertizzato. 1600 euro, non cresce da dimezzare del 50%. 800 euro scontato. Tutto chiaro? Oltre 50-70. 51,5 per 70,5. Siamo intorno al 1960-70. Nasce attore del greco nel 19, muore a Napoli nel 2010. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti Napoli, ma lui è stato allievo, imparato a dipingere col grande Nicolas De Corsi. Antonio Madonna, ottocento euro finale. 25. Antonio Panza, figlio di Giovanni Panza. È un olio molto bello degli anni 70. L'olio sul tavolo 40x30, pittore che nasce a Napoli nel 28, dovrebbe essere scomparso nel 2022. L'ho letto da qualche parte ma non ho trovato riferimenti. Noi lo diamo nato nel 28, ancora non morto, ma è morto in realtà. È eh, un olio su tavola 40x30, lo offriamo a 850 euro da scontare. molto simile alla pittura paterna, alla pittura di Giovanni Panza. 425 euro. L'altro Panza l'ha avuto anche abbastanza giovane, a 32 anni. La donna alla finestra, molto bella, appoggiata alla ringhiera, c'è eh, la porta della finestra aperta e dietro si vede un paesaggio con una casa nella bo nel, nel bosco. È una casa vicino al bosco: 40x30. Anche qui una cornice degli anni 70, 80, una quella degli anni 70, 80, davvero molto bella di Antonio Panza. O d'Antonio, spesso si firmava d'Antonio, qui è a Panza, Antonio Panza. ancora rivediamo l'opera numero 23 di Francesco Mazzucchi. Molto, molto bene. Francesco Mazzucchi, 40 x 50, oleo su masonite. 1950 all'epoca, da 900 euro 450 euro. Questo è un buon pittore, eh? è un buon pittore, un buon pittore, un buon pittore, un buon pittore. Eccolo, eccolo qua. È confermata l'opera. Grazie, 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 grazie. Andiamo a rivedere Antonio Panza, questa bella fanciulla, questa bella ragazza con i fiori tra le mani che si è appoggiata alla ringhiera del balcone della sua stanza della sua casa uh, 40 per 30 425 euro uh, questo è molto bello eh? poi al numero 28 una bella marina di Francesco Di Marino uh, 26 e io il 6 lo vedo come l'8 scusami da lontano il 6 per me è come l'8 chiedo scusa uh, Francesco Di Marino barche nel golfo di Napoli 1930 all'epoca, misura 17x26, nasceva a Napoli nel 1892. Ecco un altro pittore dell'800. Ed è morto nel 54. Costa 600 euro da scontare. Del 50. 300 euro soltanto. Vabbè, qui non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è che è da prendere in mano il telefono, chiamare e bloccare il prezzo. Bloccare soprattutto l'oggetto, ragazzi miei, eh? Insomma, mi sembra abbastanza abbastanza semplice insomma, eh, venire in possesso di opere di questa entità. 300 euro Francesco Di Marino, 17x26 olio. 300 euro, mentre al numero 27, dipinto di scuola lombarda degli anni 40, guarda quant'è grazioso, è un olio, è un paesaggio lacustre, è davvero molto, è molto garbato, molto carino. Eh, 26 per 30, 500 euro da scontare. Che? 500 euro da scontare, 250 euro. Guarda che sogno, che è? 250 euro, guarda che carino che è questo dipinto. Poi al numero 28 abbiamo una bella natura morta del maestro Carlo Cavagnino. Nasce in provincia di Novara, a Recetto, nel 1904, muore a Novara nel 1982. È, è stato pittore e anche affreschista, faceva gli affreschi. Ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Brera e vinse la borsa di studio che gli permise di studiare poi a Roma e quindi a Parigi. Nel 1938 eh, partecipò alla Biennale Veneziana e a Novara insegnò al liceo artistico. Nature morte e ritratti furono i suoi soggetti preferiti. Qui abbiamo una bella natura morta, ma veramente, veramente, veramente bella, che misura 40x42. Costa 750 euro da scontare del 50. 3... 175 euro. Guarda che bella cornice a urna. Guarda che bella cornice a urna che abbiamo. Guarda che bella cornice a urna. Sta benissimo con quest'opera neorealistica di Carlo Cavagnino. Perché ci sono molti artisti nuovi, molte cose diverse, molti artisti che... Eh, eh, sono comunque nel Novecento, hanno, hanno brillato, eh, non sono dilettanti allo sbaraglio. Questo vorrei farvi capire: 40 per 42, Carlo Cavagnino. Poi al numero 29 abbiamo questa bella fanciulla di Gaetano Vitale. Gaetano Vitale 1960 è l'epoca. 60x50 olio su tela. Gaetano Vitale nasce a Cava dei Tirreni nel 1923, frequenta Liceo artistico, è stato membro dell'Accademia Guglielmo Marconi e membro dell'Accademia Tiberina. Pittore nato, lavorò molto vicino a Clemente da Furi, che è stato suo compagno d'arte e erede del figurativismo verista, è stato in realtà allievo di Clemente da Furi. Eh, depositario quindi della pittura dell'Ottocento, eh, alla quale si è formato, ha tenuto molte mostre personali e collettive sia in Italia che all'estero. 1937 a Salerno, 1940 a Roma, 41 a Firenze. 42 a Malfi, 45 a Salerno, nel 1950 era a Parigi, nel 52 a Londra, nel 60 a Madrid e nel 71 a Roma. Ha vinto il primo premio eh, di pittura ad Arezzo nel 67, medaglia d'argento, premio di pittura a Napoli nel 1968, eh, mostra estemporanea a Salerno nel 70, ha vinto il primo premio. Insomma un artista notevole. 60 per 50 la cornice degli anni 60, una cornice lacca bianca e oro, quelle che si usavano una volta, non vi dovesse piacere, ne mettiamo una dorata, non ci sono problemi, l'ho lasciata così. Eh, ma si è regalato questo quadro? 1300 euro da scontare. 650 euro scontato ed è pagabile con 54 euro al mese. Mi sembra averla avuto un'altra volta, ma mi pare averla data 1000 euro scontata. 650 euro 650 euro scontata, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. 60 per 50. Materico tutta spatola. Questa bella figura femminile: 650 euro. 650 euro. Guarda che favola. Forza, 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 forza. Poi al numero 30 abbiamo questa bella natura morta con i limoni. I limoni di Giuseppe Laficara. Questo è veramente un olio stupendo. Una natura morta con i limoni: 30x40 olio su tela. Davvero scintillante come colore davvero scintillante, stupendo, a 5,50 da scontare? Sì, soltanto wow. 275 euro. Ragazzi miei, beate voi che dormite, eh? Avete mangiato troppo e siete addormentati sulla poltrona. Eh? Vi siete proprio addormentati in the poltron, eh? Sulla poltrona, 275 euro. Giuseppe Laficara. Bellissimo. Guarda che meraviglia, dai, 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 dai. 275 euro finale. Al numero 31, al numero 31 abbiamo Giuseppe Scognamiglio, guarda che bel 40x30 su tavola. Degli anni 40, questa era tutta una collezione di un commerciante che ci ha affidato. Pittore che nasce a Napoli nel 1901, muore nel 1985. Costa 600 euro da scontare, 300 euro soltanto. 300 euro solamente. Un bel quadro degli anni Gianfranco, 40. Gianfranco, scusami, rivediamo il dipinto numero 26 di Francesco Di Marino. 26 Dima, 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 dima 17-26 a 300 euro. 1930, 1940 all'epoca vorrebbe la marinetta, qui c'è la firma in basso di Marino, eh? barche nel Golfo di Napoli, piccola ma c'è, 1726, bellina anche la cornice tutta lavorata, vedi? Guarda che meraviglia. È confermata l'opera. Grazie. Grazie. Ritorniamo su Scogna Miglia al 31. Guarda che meraviglia. Ma allora. Adesso guarda che meraviglia, adesso nel senso che abbiamo ora, Scognamiglio anni 40, anni 50, a, a 300 euro. E io anche, però tesoro mio, questo è un bel quadro, eh! Ma hai visto che cornice che c'è sopra poi? Bella cornice ragazzi, pesantissima, eh? Guarda ah, che bella, mamma mia, 300 euro soltanto. Giuseppe Scognamiglio, qui è firmato, eh? Vedi che bello: pittore che nasce nel 1901, muore nel 1985 a Napoli. Ha lavorato con Striccoli Chiancone Poi al numero 32 abbiamo una bella Marina. Signori, li perdete tutti, siamo già a metà trasmissione, alle 18 chi ha dato a dato, chi ha avuto ha avuto, scappiamo a gambe levate scappiamo via a gambe levate non me li chiedete poi mercoledì eh? mercoledì c'è 800 tutte bombe sono tutti quadri iper ultra costosi allora, oh, ve lo dico v'avverto allora qui abbiamo eh, Mauro Barra 30x40 olio 500 euro da scontare guarda che bella marinetta 250 euro guarda che carina eh? contro firmata l'artista autentica, Mauro Barra è un'opera anche vecchiotta sarà un'opera degli anni 80 professor Mauro Bara con pianto, purtroppo è scomparso guarda che paesino della costiera guarda che carina, che bella tematica a 250 euro a 250 euro forza, 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 forza uh, al numero 33 abbiamo un vero capolavoro Francesco Tammaro Parigi sotto la neve la cattedrale di Notre-Dame la Senna Questo è un quadro che ha vinto il primo premio di pittura a Roma con questo quadro Francesco Tammaro Ci hanno lasciato anche la medaglia d'oro Ovè d'oro dorata insomma adesso d'oro non è d'oro massiccio però l'hanno lasciata. Questo è il pittore, c'è tutta la sua vita pittorica. Tutta la sua vita pittorica e c'è l'opera premiata Tempio dell'Arte a Roma nel 1981. Vedi, Tammaro, Roma, misura 33,5x59. A 2.200 euro da scontare mi sembra un vero regalo. 1.100 euro scontato ed è pagabile con 92 euro al mese in 12 mesi a tasso zero. Signori, state perdendo una grande chance. Questa è, un, è, un, è una Parigi nevata fenomenale di Francesco Tammaro. 1.100 euro. Questo è un quadro da 4.000 euro. Bello, 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 bello. Questo è un pittore che si è sempre ispirato a Carlo Brancaccio. Eh? 33 per 59 olio su tavola, soltanto 1100 euro. Signori cari, è una grande chance. Eh? 33,5 per 59 da 22, 1100, lo paghi come te tu vuoi come vuoi, senza problemi, mi sembra di potervi consigliare nel modo più giusto. Eh? Provate, confermateli, mi raccomando. Numero 34, Mario Maresca Serra. Mario Maresca Serra, che cornice, eh? Questa è una cornice da 1000 euro, questa è una cornice che ci vuole un mille per comprarla, lo sai o no? Nasceva a nasceva Napoli il 25 gennaio del 1912, è morto nel 1991. Risiedeva in Viale dei Pini, iniziò a dipingere da ragazzo e continuò per tutta la sua lunga vita. Ebbe come maestri Borgoni e Giardiello e nel 1933 tenne una personale a Bari dove riscosse un grande successo di pubblico e di critica. Nel 1934 ancora una personale a Roma, la Galleria Angelelli, in via del Babuino dove le sue opere suscitarono lo stesso grande entusiasmo della mostra precedente. E poi, eh, in tale occasione, Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III acquistò un suo dipinto intitolato Marina. Successivamente nel 1935, nel 1936, nel 1937 tene personali in Calabria, in Sicilia, in Emilia e in Lombardia e le sue opere figurano in diverse pinacoteche pubbliche e private in Italia e all'estero. Ha esposto anche a Parigi, a Londra e New York. Nel 1959, il, il Conte Paolo Gaetani d'Aragona presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove aveva ammirato una sua opera, esposta nella collettiva Portici, gli diede il compito di ritrarre Villa Olivella, attore del Greco. È tutto scritto, se volete vi mando quello ho letto. E eh. eh, che bellino. Eh, questo è uno scorcio della costiera, è una zona probabilmente del porto, 50 per 70. Set... 50 per 70 olio costa 1800 euro da scontare. Mario Maresca Sera. 900 euro scontata ed è pagabile con 75 euro al mese. Bellissimo, bellissimo. Che meraviglia, 900 euro al numero 35. Andiamo sull'opera più antica, più antica che abbiamo a disposizione. È una scuola veneta, è un dipinto di scuola veneta, dei primi anni dell'Ottocento. È una tempera su tela applicata a tavola, misura 20,5x43. Molto bella, c'è il vetro perché va protetta. Guarda quanti personaggi sono su, questo, su questa banchina! Qui c'è Venezia, l'acqua di Venezia, il mare, il cielo. 20x43, tempera su tela applicata a tavola, 1000 euro da scontare. 500 euro scontata ed è pagabile con 42 euro al mese. È un quadro che ha 200 anni, eh? È un quadro che ha 200 anni, è un'opera che ha 200 anni di vita, valutata nel modo corretto, se ci riuscite. So che, so, sto vedendo che avete delle grandissime difficoltà a centrare quello che state vedendo, a mettere a fuoco, appannati dalla pasquetta. E eh, tesoro mio, purtroppo, ognuno fa delle scelte. Eh. Voi avete scelto giustamente di festeggiare, va bene così. Io fra un'ora e mezza ho finito, grazie a Dio. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, questi quadri li restituiamo tutti e poi andiamo avanti con l'800 che ci affidano. Okay. Già da ora? Ai sei se ne andiamo? Eh? Eh. eh, oggi finisce ai sei lunedì oggi. Eh? oggi è sì. Ma vabbè, va bene lo stesso, dai. Poi al numero. Sì, sì, ma è lo stesso, non è ancora arrivata. Allora al numero 36 abbiamo. Lucia Mitrano. Lucio Amitrano. Tesoro, bisogna vedere se uno viene o non viene. Allora, nasce a Napoli nel 1950. Una bella fanciulla. Le rose rosse, mi pare sia il titolo. Eh? Le rose rosse. Ecco qua, le rose rosse. 45 per 25 controfirmato con tanto di timbro costa 900 euro da scontare. 450 euro. 450 euro. Guarda che bella figura femminile, eh? Bella fanciulla a 450 euro. Guarda che meraviglia: 45 per 25 olio su tela. 45x25 olio su tela. Bellissimo. Un caffè lungo con tre di zucchero. Guarda che favola. E eh, ho capito, dai. Poi al numero eh, 37. Rocco Lentini, Rocco Lentini. 11x21, olio su tavola, primi anni del XX secolo, nasce a Palermo, 17 febbraio del 1858, muore a Venezia il 20 novembre del 43, Pittore e scenografo italiano, figlio d'arte, nato dal pittore e decoratore Giovanni Lentini, originario di Trapani, allievo di Alessandro Mantovani. Anche il figlio Giovanni, detto Giovanni per distinguere dal nonno, fu pittore. Durante la prova giovanile illustrò con Enrico Cavallaro il manoscritto Il Testamento del Nanno di Antonio Palomes. L'anno successivo entrò nello studio il paesaggista Francesco Lo Iagono, quindi lui è stato allievo di Francesco Lo Iagono. Nel 1877 fu premiato con una borsa di studio al Comune di Palermo e questo gli permise di frequentare le belle arti a Bologna. Si stabilì poi a Napoli, e in un arco di tempo limitato, ma seguì con interesse le opere di Filippo Palizzi e altri realisti napoletani. Appena due anni dopo fu rappresentato con i suoi dipinti al Salone di Parigi, dopo la sua presenza alla provincia delle belle arti di Torino nel 1879. Rientrato da un viaggio all'estero, ottenne la carta di pittura all'Accademia di Brera, soggiornando a Milano per alcuni anni. Dal 1888 al 24 insegnò disegno presso il Reggio Educandato Maria Adelaide di Palermo. In quel periodo partecipò attivamente alla vita culturale della Sicilia e realizzò le, più, le, le imprese più importanti nella sua città natale, fra cui le decorazioni e gli affreschi. Per i tirati Massimo, Politeamo e Bellini e per la Stazione Centrale di Palermo. Eh, insomma, mh, le sue opere si trovano nella Galleria Civica d'Arte Moderna in Pleto Gerestivo di Palermo, Piazza Pretoria, Galleria Civica d'Arte Moderna in Pleto Gerestivo di Palermo, eh, Collezione privata di Palermo, eh, un'altra opera si trova a Marsala e Marzo, l'opera del titolo Marzo, Galleria d'Arte Moderna di Milano. 11 x 21, Rocco Lentini, primi Novecento. È un gioiellino questo piccolo lavoro, costa 900 euro da scontare. 400. Metti, metti. Bene, bene, allora no, niente. 450 euro, meglio, meglio. 450 euro. Bel quadro questo, eh? Rocco Lentini è una marina. Questo potrebbe essere il Monte Pellegrino, lo sai? Secondo me questo è, questo è il Monte Pellegrino, questo è Palermo. Sì, vabbè, dai è rimasta, eh, hai visto? Rocco Lentini, scorcio della Sicilia, Sicilia c'è il sole stanno al mare, non fanno bene, c'è 30 gradi in Sicilia, figurati si se stanno a guardare a noi, Figura se stanno a guardare a noi in Sicilia, ma al nord stanno a mollo, che si avviliscono con l'acqua al nord, eh, si, sa, si sono avviliti con l'acqua al nord, eh, allora, eh, tesoro, 450 euro, Rocco Lentini, è tutta zuppata Sara, a Genova c'è il torrette proprio, in Liguria sempre piove, ma tutta la zona di Genova, ma come vivono. Una tragedia. Al 38, qui abbiamo un bel lavoro... Di Massimo Bollani, pittore milanese nato nel 1957, è un oro su tela 30x60, costa 600 euro da scontare. È un classico paesaggio lombardo, devo dire notevole la cornice. Mi pare che sia datato, forse dietro. Aspetta che guardo. Lì c'è la firma. E c'è la data, 1998, vedi? Sì. Mario Bollani, Il lago di Sartirana. 1996. Non ho idea dove sia Sartirana. Ora lo vediamo, ora lo vediamo tanto non c'è fretta. Tanto non c'è fretta, insomma. Se mandavamo la replica era uguale. È buono a sapersi il prossimo anno facciamo così. Se ci saremo ancora. Allora eh, Sartirana, Sartirana. Lago di Sartirana Tirana. Il lago di, di Sar Tirana si trova in Lombardia, è compreso nel parco regionale dell'Adda Nord e il parco regionale di Montevecchia della valle di Curone, in territorio di Merate-Lecco. Grazie mille, mi ce l'ho lecco dai. 300 euro per questa opera del maestro Bolla, Bollani si chiama, giusto? Mai avuto, mai avuto. Massimo Bollani. Nasce nel 1957, ce l'hanno più di me, bello, eh? cielo nuvoloso. Oh, poi invece andiamo a vedere un pittore che conoscete molto bene, Vincenzino Aprile. Guarda che bel golfo di Napoli, con Vesuvio! Il Vesuvio! Oh! 50 x 70, olio su tavola. Mamma mia, super cornice impero. Guarda che bella. Costa 1800 euro. Sconto 50. 900 euro scontato ed è pagabile con 75 euro al mese. Pittore che nasce a Napoli nel 1952, eh, in questo periodo vive a Pescara. Guarda che bel, la bella veduta del golfo di Napoli, come oh. oggi. Con, vari, con le varie barche, gli yacht, le macchine, le automobili e il Vesuvio che però rimane sempre ha sempre quel suo fascino, fascino inalterato. 900 euro per Vincenzo Aprile, 50 per 70, olio su tavola. Poi al numero 40. Al numero 40. Abbiamo Salvatore Ciaurro, grande pittore, figurativo e di natura morte. Gianfranco, scusami, poi dovremmo ritornare sul dipinto numero 27 di Scuola Lombarda. 27 di Scuola Lombarda, andiamola a rivedere. Andiamolo a rivedere. Numero 27, 26 per 30, 250 euro. Bellino questo, eh? È in conferma. Bene, allora andiamo a rivedere il numero 40. Quella mastodontica opera stupenda di Salvatore Ciaurro. Salvatore Ciaurro. 50x70 olio su tavola. 2.000 euro da scontare, questo è un pittore molto importante. E rivediamo il numero 29 di Gaetano Vitale. Gaetano Vitale, 29. Allievi, allievo di Clemente da Furi, sembra un Tafuri, sembra Clemente da Furi. Hanno diventato assieme per tanti anni, lui è, è di vent'anni più giovane. Figura femminile, una bella gitana, una bella giovane popolana di profilo. Tutta spatola, 60 per 50, 1.300 da scontare. 650 euro. C'è anche il pendente con l'acqua marina. Dovremmo prezione. vedere la natura morta col fiore, gentilmente. La natura so morta col fiore. 28, la natura morta col fiore e Carlo Cavagnino. 42 per 40 a 375 euro finale uh, 1.140 1.150 Carlo Cavagnino Cavagnino bella la cornice a urna 3.75 bellino eh Cavagnino Cavagnino di Merate Novara è confermato. Bene, ritorniamo sulla natura morta di Salvatore Ciaurro, spettacolare, meravigliosa, a soltanto 1.000 euro. Soltanto 1.000 euro. 50 per 70, olio su tavola. Natura morta davanti a un paesaggio... Questo è un bel quadro eh, di Ciaurro, veramente un bel quadro, nasce a Napoli nel 1943, non dipinge più, è un pittore che ha 81 anni, eh? ma è stato un grande, ha fatto ritratti a molti personaggi famosi. Eccolo qua, guarda, questo era un quadro della Galleria d'arte serio a Napoli, natura morta, olio sul tavolo, la Galleria d'arte serio a Napoli, vioberda, guarda che bello, a 1000 euro un regalo. A 1000 euro è un vero regalo della Galleria d'arte serio, non lo compri a 1000 euro. Ciaurro, eh? Guarda che lavoro, guarda che meraviglia! E si paga con 83 euro al mese, signori. Allora noi solitamente facciamo pittura all'800, è vero, ma io vi ho sempre detto un buon quadro del 900, tipo questo, tipo Aprile, tipo Maresca Serra, tipo Gaetano Vitale, tipo Francesco Tammaro. Eh, non è eh, Rocco Lentini è un pittore. Capitore dell'Ottocento, questo forse non. Ripeto, qualcuno non è lucido, non siete. È chiaro, il, gi... il dì di festa è festa, domani poi si ricomincia, quindi già uno pensa e dice: Madonna, domani torna al lavoro. È normale, giusto? Però se sei lucido, una tavoletta come questa col Monte Pellegrino a Palermo la compri a 450 euro, perché ricorda molto lo Iacono, di cui è stato allievo. 11x21, olio su tavola, primi 900, la cornice è antica e vecchia. Quadro che ha 120 anni. Lui è un pittore di Palermo, Rocco Lentini. Abbiamo parlato, ha fatto tante, tante cose. Eh. Vabbè, ritorniamo sul. No, perché uno diceva cioè al 50. Sono quadri, no, non è vero, sono quadri sempre all'altezza. Non sono tutti i pittori dell'800, perché i pittori dell'800 non possono avere questo sconto. Ma in mezzo a questa trasmissione trovi delle grandi. Opportunità, mettiamo dritto, se no pure il numero è storto. Eh? Oltre che il quadro, al 41 Mauro Barra. Guarda questo paesino della costiera: quanto è grazioso. 50 per 70 olio, 1000 euro da scontare. 500 euro. E vai, signori. Siamo quasi in fondo, eh? Siamo quasi in fondo, siamo leggermente oltre la metà della diretta. Il, il periodo mi sembra giusto, il periodo mi sembra giusto. Abbiamo un'icona degli anni 50-60, un'icona russa. Non vi so dire i santi, io non me ne intendo. Misura 30 x 21, è una tempera all'uovo su tavola, 500 euro da scontare, 250 euro è fuori scaletta, è un pezzo unico eh? è confermato il 37 di Rocco Lentini Rocco Lentini è confermato, complimenti guarda che bellino che è chi l'ha confermato? un caro saluto da parte della signora Silvana grazie Silvana, complimenti hai visto che bellino questo fuori scaletta, Clara? 30 x 21, tempera all'uovo su tavola Russia, anni 50 250 euro ho detto, 500 da scontare, ho fatto vedere il prezzo. Eccola qua, guarda che carina. da retta Allora, tante volte quando facciamo. È, è vero, non siete abituati ai quadri religiosi perché io non li prendo mai. Ma quante volte, ma siete atei, no? Siete, cioè, osservate la religione, no? Che il Cristo, le Madonna, lo stesso. Fate grande fatica con quadri religiosi, è vero? Colpa mia che non li prendo per una mia iniziativa perché per me la religione è una cosa troppo seria e troppo importante i quadri, anche se poi la pittura fino al Settecento è quasi stata solo pittura religiosa Santi Madonna e Cristi da, Caravaggio, eh, da prima di Caravaggio a Caravaggio e anche dopo. Nell'Ottocento poi è arrivato le marine, il figurativo e quant'altro, però vedo che con i soggetti religiosi non ci fate proprio. Va bene, rivediamo. Eh, questo lo mettiamo qui, in attesa, magari che viene anche l'ispirazione. Professor Mauro Barra 500 euro. Poi al numero 42 c'è una bella marina con Palazzo Donanna, famoso Palazzo Donanna Caraffa di Giovanni Savarese, grande pittore e paesaggista napoletano. 70-100, c'è anche sopra una super cornice, l'opera è di grande qualità. C'è la controfirma, mi pare, dietro. Sì, è controfirmato dietro. Costa 1200 euro. Da scontare 600 euro. Guarda, che bella veduta! 600 euro. Giovanni Savarese. Giovanni Savarese. 700 70 olio su tela. Forza, 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 forza. Questo è un bel quadro. Ragazzi, 600 euro. Non pagate neanche la cornice. Eh? Non pagate neanche la cornice. Non pagate neanche la cornice. Forza, forza, forza! Eh caro mio. Gavemo, dicono in Veneto, Gavemo, questa bellissima fanciulla di azzurro vestita di Salvatore Rodriguez, nasce a Napoli l'11 marzo del 1957, me lo ricordo perché l'11 marzo nacque il mio caro affezionato nonno. È confermata l'icona? L'icona è confermata, l'icona è confermata, è molto carina, eh? anni 50 Russia, guarda che carina che è, grazie allora adesso Cristian si arrabbia perché ho detto te la do a te e poi l'ho fatta io allora <ride> è un olio su 60x40 illustre artista accademico, figlio di artisti ha sempre ehm, come dire ehm, è sempre vissuto attraverso una cerchia di artisti perché suo padre era decoratore, affreschista lui ha fatto affreschi un artista importante Artista, figurativo, 60 per 40 lo su telefono mi pare che costa 1.300, giusto? Da scontare del 50? 150 euro, 54 dai, euro al mese. Eh, questo è regalato, eh, questo è regalato, dai, questo è regalato, dai. Questo è regalato, eh? No, eh, Sono passati di. Eh, tesoro, se è 50, questo è bello. Controfirmato, trasparenza, come il titolo? Uh, trasparenza e contro luce per autentica Rodriguez vedi Salvatore Rodriguez anche il telaio è timbrato è un'opera certa sua guarda che bello bella la cornice portata a casa tua paghi 6,50 sotto abbiamo invece un artista mi pare veneto non mi ricordo mai telesforo franchino Telesforo Franchino nasce a Treviso nel 1892, mora a Torino nel 64, frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Venezia e poi si sposta fra Milano e Torino. L'opera è degli anni 30-40, misura 31x40,5, costa 750 euro da scontare. Telesforo Franchino. Abbiamo già avuto opere di questo artista, eh? uno o due. 375 euro. Mai venduta a questo prezzo, la cornice d'epoca, eh? anni 30, 40, telesforo franchino, 31x40,5, olio su tavola. D'Aretta Mino, fallo vedere bene, fai vedere anche la cornice che è la sua. Franchino, telesforo franchino. Poi al 1945 un'altra bella opera di Giuseppe Scognamiglio, sono tutte di un eh, commerciante che ce l'ha affidata, un grande artista napoletano, eh, che nasce nel 1901, muore nel 1985, è un paesaggio, misura 28x30, olio, 4,50 da scontare, 225 euro. 225 euro, eh, sì, e Giuseppe Scognamiglio. Nasce nel 1901, muore a Portici nel 1985 a Napoli, Giuseppe Scogna Miglio 28x30 olio a 225 euro, al numero 46. Guarda questa bella natura morta, queste rose, bella, guarda che carina che è. Uh, e uno su te l'applicata a tavola 30x44 500 euro da scontare. 150 euro, allora che graziose che sono queste rose! Fa niente, fa niente. Lasciali fare, tesoro. Lasciali fare, lasciali fare. È Pasqua per tutti. Eh? Chi festeggia in un modo, chi festeggia in un altro. Chi riesce a pigliare il quadro e chi purtroppo. Non ce la fa neanche alle 17, perché ormai alle 17 i fumi, i fumi della festa dovrebbero essere finiti, giusto? Che ci sarà pure che qualcuno mangerà alle 13 e finisce alle 14. Sono passate tre ore, insomma, hai quasi digerito, no? Non è che finiscono tutte alle 4, alle 5, alle 7, Mania. Qui al sud, qui, qui al sud, è più giusto, se finisce alle 7 di sera, ma magari a Merate, a Torino, a Udine, finiscono alle 2, l'una e mezza, no? Eh, quindi... Cerchiamo di accontentare chi ha già finito, chi è lucido, insomma. Eh? Capisco che è festa. Primi anni del Novecento. Al numero 47 abbiamo Bernardo Gentili, questo è un pittore milanese, bello scorcio, anni, prima metà del Novecento, 28x38,5, nasce a Milano nel 1900, muore a Milano nel 1963. Olio su tavola, 28 x 38,5, costa 500 euro da scontare. come fai a Gentili. 250 50. euro. Ma eh, che bellino che Una tavoletta antica, antica. Vediamo se c'è scritto dietro qualcosa. No. 28, 38,5. Anni 40, 50. Vedi sto che carino? Bernardo Gentili. Bernardo, ho detto? Sì. Non ho mai avuto. 250 euro, quasi 30-40. Bellino, no? Bernardo Gentili. No, non è rovinato, eh. E... Allora, aspetta, guarda, te lo inclino in avanti. È una luce che sembra... Sono delle... Ecco, gentilmente possiamo rivedere il dipinto numero 4. Che c'è? Aspetta, te lo prendo io te lo piglio io se no, adesso poi ci ritorniamo al 4, eh? però primi 900 Piemonte, sembra Camino, amore questo a, 4, a 250 euro, eccolo qua, questo è 25 x 21, c'è il mulino, l'acqua che scorre, il casa, la casa e la contadina, Piemonte primi 900, olio su tela. È confermato. Grazie. Questo è carino Bernardo Gentili. Al 48 abbiamo Vincenzo Laricchia, sempre il pittore del mare. 30x40 olio su tavola. Guarda che bello. Barche sulla spiaggia in rimessaggio. Eh? 750 euro da scontare. 175 euro. 375 euro. Poi, l'ultimo lotto in carrellata è questa tecnica mista su cartone 49x31 firmata Gianni, forse Ettore Gianni, scritto Gianni, vedi? Ani 50 costa 600 euro da scontare. 100 euro. 300 euro. 300 euro. Roberto Gianni forse. <ride> o Maria Gianni. Vabbè, l'ultima opera fuori numero, ho questo paesaggio a sesto ovale, guarda quanto è carino, una super cornice, vi voglio fare un regalo, misura 16 cm x 11, 16 x 11, 11 olio su tavola, è un paesaggio lacustre di scuola fiamminga, scuola fiamminga lombarda. 300 euro da scontare. 150, 150 euro. 150 euro scontato. Neanche la cornice comprate. Guarda quanto è carino. Olio su tavola, 16 per 11. 16 per 11 a 150 euro. 150 euro. Meno di così non se puete. Non se puete. Franco rivediamo il dipinto numero 45 di Scognamiglio. Certamente sì, 2830 Scognamiglio a 225 euro. Giuseppe Scognamiglio, guarda che bel paesaggio verdeggiante. È confermata l'opera. Grazie. E il piccolino, fuori scaletta, a 150 euro, 16 cm per 11, olio su tavola. 16 cm per 11, olio su tavola. Pensateci, ora rivediamo tutto. E lo rivediamo, credo, per l'ultima volta, perché alle 18 il tempo finisce e ce ne andiamo. Ripeto, a me piace essere chiaro. Tutti questi dipinti domani mattina vengono resi ai commercianti che ce l'hanno affidati. Quindi non li vedremo più. O li confermate oggi o non li confermate più. Quindi è l'ultima spiaggia. Avete lasciato di tutto e di più. Devo dire, avete confermato non poco, pochissimo. Tutti i meglio sono rimasti. Aprile, Ciaurro, Serra, Tammaro. Uh, Gaetano Vitale, Antonio Panza, Antonio Madonna, la Crocifissione, Rispoli, Del Mastro, Vittorio Colucci Francesco uh, Giordano. Tutti i meglio li avete lasciati a parete. Bravi. Rivediamo il pa la, la scaletta. Ripeto, perché poi i li rivediamo. No. No. Mercoledì vediamo Palizzi, vediamo De Corsi, Rolli. E lì sono dolori, lo sapete, eh? lì sono dolori. Non sono 300, 500, 400, non sono queste cifre, vi avverto. Allora, opera numero uno, Luigi Liverani. Questo per esempio è un bel quadro degli anni, direi, 40-50. È un olio su tela, 50x70, vittore che nasce in Emilia nel 1880, mi pare vicino Piacenza, e muore nel 1958. Bel quadro, un paesaggio lacustre 50x70, costa soltanto 1.000 euro da scontare. 500 euro scontato. 500 euro finale. 500 euro finale. Forza, 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 forza. 60 minuti e abbiamo finito. Poi al numero 2 Edmondo di Napoli. Pittore spatolista napoletano, nasceva nel 1938 e morto nel 2016. È un olio su tavola 40x50 finemente incorniciato a 750 euro da scontare. 355 euro finale. Su! Questa trasmissione è per voi, gentili amici telespettatori approfittatene sappiatene approfittare bellino sto quadro è eh? 375 euro l'opera numero 30 di la ficara è confermata 30 i limoni i limoni lemon forza 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 al numero 5 mario dini pittore toscano è un'opera del 1957? Eh, del 2 ottobre 59. 2 ottobre 59, chiedo scusa. È datata dietro, è toscana, lui è pittore toscano, nato vicino Pistoia, Mario Dini, Le Fontanelle a Piedra Buona. 2 ottobre del 59, costa 700 euro da scontare, ottimo pittore Mario Dini 350 euro. La pittura toscana post-macchiaiola, vedi che bellino pittore che si, si è, è sempre ispirato. 1901 nasce, è morto intorno agli anni 80. Eh, pittore che si è sempre ispirato alla pittura di macchia di Fattori di Lega, di Signorini. Questo è un bel quadro, un bel paesaggio, 40x30 direi degli anni 50, a 350 euro. Al numero 6 abbiamo Vincenzo Laricchia, il pittore del mare, grande scorcio della costiera amalfitana, 50x70 olio su tela, 1400 euro da scontare. 700 euro scontato. Pittore che nasceva nel 1940 e morto nel 2017, era stato definito dai critici il pittore del mare. Il pittore del mare. Guarda che meraviglia. Franco, rivediamo un attimino il dipinto numero 2 di Edmondo di Napoli. Edmondo di Napoli, andiamola a vedere. 40x50 olio da 7,50 375 euro. Confermato, questo ci lascia, grazie. Ti credo. A 375 allora, Vincenzo Laricchia a 700 euro è datato dietro. Ve l'ho fatto vedere 1975. Un quadro che ha quasi 50 anni. Il prossimo anno compie 50 anni. Sano, intatto, perfetto. Sano, intatto, perfetto. A 700 euro a 700 euro al numero 7 abbiamo questa splendida natura morta di Alfio Presotto pittore che nasce nel 1940 aspetta che ora te lo dico tutta la, la vita pittorica nasce a Torre di Mosto in provincia di Venezia pittore molto importante negli anni 60 si servisce a Milano dove incontra lo storico dell'arte graziosi con il quale aderisce al gruppo dei pittori del realismo infatti questa è una natura morta neorealista, è datata a 1966 in basso a destra costa 800 euro da scontare, presotto 1966 olio su tela 30 x 60 la cornice del 66 è rimasto tutto così 400 euro ha fatto mostre importanti a Pesaro, a Bergamo, a San Marino, a Bari, eh, insomma un artista notevole, notevole. Eh, 400 euro, Alfio Presotto, al numero 8 abbiamo questo bello scorcio di paese del maestro Antonio Ventura. Antonio Ventura è un olio su tavola 30x60, finissimamente incorniciato. Costa 6 600 euro da scontare 400 euro scontato Una pittura molto molto materica Molto molto materica Molto molto materica Antonio Ventura Forza e coraggio ragazzi Non c'è domani eh Domani c'è antiquariato. Mercoledì c'è pittura all'ottocento Eh Eh non fa lo spot per il no profit di domenica <ride> boh, guarda che meraviglia! Uguale. Numero, tanto, insomma, mi sembra ci sia differenza. Numero 9 10, abbiamo due piccoli dipinti di scuola lombarda. Sono due chicche, misurano 12x17. Sono due oli su tavola, direi degli anni 40-50. è anche firmato: c'è anche una firma in basso a destra, vedi, Maio, Maio non de Maio, Maio, ma boh, eh? Eh, 250 euro ciascuno da scontare del 50. 125 euro cada uno. le Cornici paghi, eh? 125 euro a pezzo. Guarda che carini, eh? 125 euro uno, 12x17 euro su tavola, prima metà del XX secolo. Scuola lombarda. Forza, 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 oh. forza, forza. Sono due bei dipinti. Poi abbiamo il dipinto col piroscafo Washington, è un olio su tavola 30x48 la cornice in radica di noce, bellina. Vedi, è compagnia Vapori Postali, J&V Florio, Palermo, Piroscafo Washington, 1879, con scritto? Il quadro non è del 79, eh? il Piroscafo è stato prodotto nel 1879. È dipinto ad olio su tavola, quello è il Piroscafo Washington, costa 500 euro da scontare. 150 euro e ma te che ci compri con 250 euro eh? 30x48 la dimensione c'è anche la sigla, non è firmato ma c'è questa sigla mi pare aspetta più occhiali non ci vedo ci doveva essere la sigla, solamente c'è la sigla a destra una doppia A contrapposta però sai ci vedo poco io? Uvè? AA ah, ah, con l'ancora, vedi? AA, ah, 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 bronzatissima. 250 euro, 30 per 48. Andiamo a vedere il 12. Scuola toscana, 70 50. San Gimignano, le colline del Chianti, il gallo nero, buono. Ieri ho bevuto quello, buono. Il gallo nero, Chianti, 70 per 50. Olio su, io ho trascorso i toscani, eh. Eh, io ho trascorsi i Toscani. 70x50 olio su tela, 800 euro da scontare, are, are, are. Bellino, eh? Sì, 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 poi lo facciamo. Ma ad alti livelli, eh, guarda che favola! 9-10 confermati. 9-10 confermati, i quadretti. I quadretti sono un amore, guarda che carini, eh? Occhio ai riccioli sopra, eh, non li rompiamo. Milano, vedi? C'è ancora l'etichetta di dove, dove sono stati comprati. Vedi? A Milano, Aureggi. Aureggi. C'è ancora la polvere antica. Allora, c'è anche la firma qua. No, bisogna al polverare, poi gli spolveriamo l'amico. 70 per 50, 400 euro. Eh tesoro mio, siamo... c'è la firma, ma non si legge. Il commerciante che me l'ha dato mi ha detto che sono toscani, ha preso in Toscana. Guarda che meraviglia! A 400 euro, forza, forza, forza! È confermato dipinto in visione. Occhio, che non rimane più nulla, li state perdendo tutti, ragazzi. Eh? Al numero 13, abbiamo un bel lavoro di Giuseppe Laficara. Olio su tela 40x50, rose gialle, stupendo. Costa 800 euro da scontare. 400 euro scontato. Mamma mia che meraviglia. Anzi, che se è regalato, eh. Forza ragazzi, dai. Un po' di impegno, un po' di entusiasmo, un po' di voglia, dai. sono altre due di vecchia manifattura di scuola lombarda. Sono due velieri ovali, guarda che carini. Senza numero. Guarda che carini, vieni a vedere. Li vediamo sempre separati. Questo era lo specialista in velieri, guarda che carini che sono, con le cornici antiche. Eh, misurano 7 cm x 10 sono due oli su tavoletta ne proponiamo uno con preferenza all'altro a 300 euro da scontare 150 euro 150 euro le cornici sono intatte dell'epoca guarda che carini fuori scaletta 10 7 cm per 10 non entravano nel, nel set, li ho messi, ce l'avevo sul tavolo dico, se diamo quelli un pochino più grandi diamo, facciamo vedere anche questi i velieri, i velieri sempre scuola lombarda 7 cm x 10 oli, uno per l'altro a 150 euro scontati. Bene, l'abbiamo visti. Andiamo a vedere l'opera numero 14 di Antonio Madonna. Antonio Madonna, guarda che meraviglia. È una tavola di 24 x 30, chioggia, datato a retro sul verso 1982. 800 euro da scontare, 400 euro scontato. Allievo di Antonio Madonna, Allievo di, di Nicolas De Corsi, Antonio Madonna, Allievo di Nicolas De Corsi, nasceva attore del greco nel 1919, morto nel 2010, 24x30 olio su tavola, sì, sì, poi lo facciamo, guarda che meraviglia. Domani, domani c'è antiquariato, non oggi. Sì, è facile, dai. Era meglio barra che erano cinque parole. Allora, è troppo lungo. Allora, guarda che meraviglia. Scrivi. <susurra> <susurra> meraviglia, ragazzi, non è vero, ce l'hanno tutti. Non è vero, dai. Antonio Madonna, guarda che carino che è. Non mi sono accorto che avevo tutta la biografia di Vellan, fallo vedere il 16. Poi racconto tutta la, la, la storia di Vellan. Sì, sì, adesso piano piano. Allora, Felice Vellan è una piano, è una tempera su cartone 45x29 degli anni 30-40. Nasceva a Torino nel 1889 e morto nel 76. Frequenta l'Accademia Albertina e frequenta lo studio di Giovanni Guarlotti. Dal maestro dedica la predilezione per il genere del paesaggio, ritraendo soprattutto vedute piemontesi, agresti e montane. Eh, a Torino fonda la Scuola Serale del Nudo ed è prima consigliere e poi vicepresidente del Circo degli Artisti di Torino. No! È che chiediamo! Trascorre la sua vita fra Torino e Mazzè, un paesino in provincia. Che spesso ritorna nelle sue rappresentazioni. Partecipa a molte esposizioni come la Biennale Veneziana, la Quadriennale Romana e le mostre di Torino. Società Amatori Cultura e Belle Arti Roma 1927, permanente di Milano 24 e 31. Eh sì, è un bel pittore ve l'ho proposto a 500 euro da scontare. Felice Vellan 250 euro. Ha firmato, è felice Vellan anni 30, è brutta sta tempera, guarda che bei colori che ha. 45 per 29, tempera su cartone. Mo'. No. Non vi comprendo, non intendo, non intendo. Non intendo, mezz'ora e se è finito. Mezz'ora e se è finito tutto. I quadri ci lasciano. Al numero 17 abbiamo Francesco Giordano. Nasce a Napoli nel 1945, grande interprete e soprattutto di natura morte. È un bel 50x70, olio su tela molto molto ben realizzato. 1200 euro da scontare del 50. 600 euro scontato ed è pagabile con 50 euro al mese. Eh, caro mio, caro mio, caro mio, forza! Lascia, la sta la voce, la voce, la voce. Vediamo la numero 11 di scuola italiana. Il piroscafo, il piroscafo, andiamola a vedere. Washington, sono andando a Washington, cosa vado a fare? Non lo so. Lucio Dalla, Washington, ha un titolo: 30 per 48, olio su tavola, è in conferma. Questo ci lascia. Grazie, grazie. Rivediamo la natura morta a 600 euro. Eh caro mio, adesso tutti una fila all'altro, eh! Non c'è più da attendere! L'attesa è finita, forza! Palla avanti e pedalare, ma pedalare, 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 pedalare. Eh? Questo è bello, 600 euro, mamma mia! Guarda che bello! 600 euro da 1200! No! Guarda, dietro è controfirmato! Vedi? per autentica Francesco Giordano per autentica Francesco Giordano 50 per 70 o mettiamo qui, va che la sua è troppo, eh, troppo complicato. ecco qua, è uguale non mi vale mettere la sua, è fatica no, <ride> è e te certo, mancherebbe, guarda che meraviglia <applause> su, 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 poi al, diecio, al 19 Vittorio Colucci, Vittorio Colucci, un tramonto a mare in costiera e ci si appresta a far la pesca alla lampara, vedi la lampara? Per pescare i gamberetti, per pescare i gamberetti. Olio su tela, 70-100 degli anni 70-80, pittore che nasce a Napoli nel 1935, ancora vivente ma non dipinge più ormai da anni, 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 anni. Opera davvero importante, opera davvero bella, guarda che meraviglia, da 2.200, 1.100 euro finale, anche questo è controfirmato dall'artista per autentica. C'è anche il timbro dello studio d'arte, ora te lo faccio vedere, aspetta eh, guardalo... timbro dello studio d'arte, la controfirma Vittorio Colucci, anni 70-80 del Novecento, una tela grande, un'opera importante, ha soltanto 1100 euro finale. Signori, questi sono i quadri da comprare, questi sono i quadri da non lasciarsi sfuggire, questo è un quadro che io mi ricordo quando ero ragazzo, vedevo, vedevo venderlo. A 2 milioni e mezzo, 3 milioni di lire, ma era il 1975, 78, 80. Guarda che colori, guarda che tematica pittorica. Davvero di grande, grande entità. 1100 euro, 1100 euro. Forza e coraggio, li state perdendo tutti. Ma soprattutto vedo che sono molto confusi i nostri amici. È vero? Mi sta dicendo Clara che forse non mi spiego bene oggi, sono appannato io o siete appannati voi. Questo è un olio, costa 1100, questo costa 600 euro scontato, questo è Felice Vellano, un pittore dell'Ottocento, costa 250 euro scontato, finemente incorniciato, te lo portiamo a casa, guarda, firmato in basso. Felice Vellano nasce a Torino nel 1889. More nel 76, un'opera degli anni 30-40, tempera sul cartone. Antonio Madonna, guarda che bello, questa, questa Chioggia del 1982, questa è datata dietro. Bragozzi a Chioggia 1982, Antonio Madonna da 800 euro 400 euro. Non lo so, ragazzi, vi vedo un attimino appannati, molto appannati. Molto, molto molto pasquali devo dire poco poco devo dire poco dediti all'arte molto poco dediti all'arte al numero 20 abbiamo un'opera del maestro nanni del mastro è un'opera degli anni 30 pittore che nasce nel 1899 e muore nel 60 64 per cento 1 64 per cento 1 olio su tela Nanni del Mastro 1.009 da scontare 950 euro opera grande, opera bella è un paesaggio lacustre con capricci architettonici 1930 è l'epoca 64 per 101 Nanni del Mastro numero 20 numero 20 pure non abbiamo le scritte abbiamo ridotto tutte le scritte Sì, insomma non è difficile dire il paesaggio con i capricci architettonici il paesaggio con le barche ragazzi, un po' di iniziativa eh. ragazzi, e che? È? ragazzi miei, io capisco che ormai il mondo è alla deriva ma insomma Vendi. identificare un dipinto non credo sia difficile eh. o no? Eh? o oh no? dai, eh yeah. palla avanti e pedalare, dai, dai 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 64% 1 a 900 te lo devi guadagnare il quadro a questi prezzi non te li dà nessuno per Questo ne vendiamo tanti perché li stiamo regalando al numero 21, Franco Rispoli, 40 x 30 olio su tela, 1970 all'epoca. Pittore che nasce a Napoli nel 21, muore nel 1989. È stato allievo di Vincenzo Irolli. La bimba che dorme, la mamma gli mette la copertina rosa. Guarda che dolce, questa mamma. Cornice a cassonetto a urna degli anni 70. 1300 euro da scontare del 50. 650 euro oppure 54 euro al mese? 21, 21. Si vede, si vede, daretta, daretta. Guarda che meraviglia, daretta, si vedono tutti, dai. Eh, vedrai che domani si vedono più perché li rendiamo tutti, quindi fra mezz'ora capitolo chiuso. Chi c'è, c'è, chi non c'è, pazienza! Comprare quelli da 5.000, 6.000, 7.000 di mercoledì quelli dell'800, guarda che bello eh? Franco Rispoli 650 euro certo che si vedono ci mancherebbe che si vedano eh? chi nascondemo? <coughs> ralento? ralento allora siamo su un'opera di Franco Rispoli 40 centimetri di comessa faccio la preghiera eh? Il mio amico Perito ogni tanto mi guarda e dice: Dici messa? Quando rallento sembra che dico messa. Signori, io cerco di darvi un po' di carica, non ci riesco, non ci riesco perché non la volete la carica, volete rimanere nella vostra apatia. State nella vostra apatia. Franco Rispoli 40x30 olio su tela da 1300 euro. È una mamma con la sua bambina, pittore che è stato allievo di Vincenzo Irolli e Alessio Issupov. Nasceva a Napoli nel 1921 e morto nel 1989. 22. Nostro Signore Gesù Cristo. Ultimo quarto del XIX secolo, scuola italiana, 51x38, olio su tela da 1.500 euro 750 euro scontati oppure 63 euro al mese in 12 mesi va bene così? così va addormentate sono le, le 17.20 così va andate per i sette sonni fate tutto un sonno fino a domattina con, questo, con questa voce così eh? va bene. 24 Antonio Madonna Dedicatissimo il profumo del mare Bello come un Nicolas de Corsi Di cui è stato allievo E un olio su faesite 51,5 per 70,5 Siamo intorno al 1970 1600 euro da scontare del 50 800 euro 800 euro C'è anche l'expertise di un periodo del tribunale Che ne assevera la corretta autenticità bella marina con barche di Antonio Madonna poi quando chiedete quando chiedete corsi vi viene lo sturbo perché un quadro così costa sette volte tanto eh? è eh, tesoro perché la pittura è fatta in questo modo ci sono gli allievi, ci sono i maestri lui è allievo di De Corsi e lo paghi 800 euro si vende a 2000, si vende a 1800 qui lo compri a 800 questo ti dico poi per me potete fare come volete eh? 25 Antonio Panza, figlio di Giovanni Panza. La donna alla finestra, olio 40x30 degli anni direi 70, nasce a Napoli nel 28, mi sembra sia scomparso due anni fa, nel 2022. 850 euro da scontare. 425 euro scontato. Antonio Panza o d'Antonio. Qualche volta si firma d'Antonio, qualche volta si firmava a Panza perché era il figlio di Giovanni Panza. Molto simile alla pittura di suo padre che fu il suo primo maestro. Poi comunque frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, Antonio Panza. Al numero 9, Gaetano Vitale. 29. 29, sì, tesoro, mi viene sonno. A questo ritmo mi viene sonno, ma Io se non c'è mito un po' di vita, ma addormento. Gaetano Vitale nasce a Cava di Tirreni nel 1923 ed è morto, mi sembra, intorno al, 19, al 2012. Comunque è stato, è stato allievo di Clemente Tafuri. È una tela degli anni 60, la cornice dell'epoca, l'acca bianca e oro. Se non vi dovesse piacere l'acca bianca, la cambiamo, non c'è problema, senza nessun sovrapprezzo. La mettiamo un'altra cornice in legno, ma non questa, se non vi dovesse piacere, non è un problema. 60x50 olio su tela, anni 60, costa 1.300 euro da scontare. Sembra 650 proprio, euro. Sembra proprio un Clemente da Furi questo, eh? Una bella figura femminile, 60 per 50, a 650 euro. Vi ricordo che dai 500 euro in poi, qualsiasi dipinto, si può pagare in 12 comode rate a tasso zero. Meno non si può pagare perché chiaramente eh, eh, il rateale parte dai 500 euro, non perché non ve lo vogliamo fare noi, eh, che il rateale inizia ai 500 euro. Questo è veramente un bel quadro, una bella figura, a 650 euro. 31, Giuseppe Scogna Miglio, 40x30, olio su tavola, 600 euro da scontare. 300 euro. L'ultimo rimasto erano tre, questo è anche bello degli anni 40. Molto, molto bello. Franco, rivediamo il dipinto numero 25 di Antonio Panza. 25 Antonio Panza, 40x30 olio su tavola, da 8,50 a 425 euro. Confermata grazie e complimenti, molto molto bello. Eh? Poi eh, sotto al 32 abbiamo il professor Mauro Barra, professore d'arte. È una bella marina con barche della costiera partenopea 30x40 d'olio, 500 euro da scontare. 250 euro. Costa poco ed è graziosissima. 250 euro, anche controfirmata dietro per autentica. Mauro barra, Mauro barra, Mauro barra, Mauro barra, eh caro mio, forza, 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 250 euro se togli il valore della cornice, della tavola, dei colori. Povero disgraziato del pittore, cosa ha preso all'epoca? Niente. Franco, eh. scusami, rivediamo il dipinto numero 20 di Nanni del Mastro? Nanni del Mastro al 20, andiamola a vedere, 64 uno degli anni 30. Splendido, con i capricci architettonici, il paesaggio lacustro, lacustre. Eh, anni 30, a 950 euro scontato da 1.900 che costava è Confermato, eh, tazzeca, a questi prezzi, signori, non è mica difficile. Eh? Complimenti vivissimi, complimenti vivissimi. Eh, eravamo rimasti alla marinetta e poi al numero successivo, che è il 33, come dal medico. Abbiamo Parigi sotto la neve del grande maestro Francesco Tammaro. Nasce a Napoli nel 1939, il 15 di marzo, è ancora vivente. E ancora dipinge, ma questa è un'opera dell'81. 1981 ha vinto un premio di pittura a Roma. C'è tutto scritto dietro c'è anche la medaglia che ricevette il maestro. Pensa che quadro storico che è codesto così. Questo è il pittore, quella medaglia. Questo è il pittore Francesco Tammaro. Qui c'è il titolo. E qui c'è l'opera premiata, Tempio dell'Arte a Roma, misura 33,5 x 59, nonostante sia firmata, controfirmata e quant'altro, te la do a 2.200 euro da scontare del 50. 1.100 euro scontata ed è pagabile con 92 euro al mese in 12 mesi. C'è una cornice meravigliosa, è la Cattedrale di Notre Dame, lungo Senna, sotto la neve a Parigi. Sembra brancaccio sembra Carletto Brancaccio eh? pittore che si è rifatto molto a quest'artista 1100 euro anche in 12 comoderati a tasso zero 1100 euro anche in 12 comoderati a tasso zero mamma mia Numero 34. Mario Maresca Serra, grande artista del Novecento. Nasceva nel 1912 e è morto nel 1991. Guarda questi riflessi in questo porticciolo della costiera partenopea. 50x70 olio su tela, super cornice che fa da abito a questo lavoro. 1800 euro da scontare. 900 euro. Paghi spontato. la cornice 900 euro. La te è regalata Mario Maresca Serra. Mario Maresca Serra. Bellissimo, eh? Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. 900 euro. 35. Abbiamo un'antica tempera di scuola veneta, dei primi anni del XIX secolo, misura 20,5x43. Venezia con tanti personaggi costa 1000 euro, da scontare del 50%. 500 euro soltanto. 500 euro solamente. Bella tempera di scuola veneta, questo è un bel quadro. Peccato che. Non credo ci siano proprio collezionisti oggi all'ascolto, eh, sono tutti, son tutti a festeggiare con l'uovo di Pasqua, eh? Che hai trovato nell'uovo? Hai trovato un milione di euro? Eh? Un diamante, non lo so, una, un mazzo di chiavi con una, una Ferrari dentro, che ne so, eh? Eh una sorpresa, magari. Scuola veneta, 20x43 a 500 euro. Si sì, vede un dipinto che ha 200 anni, primi 800, siamo nel 2024 purtroppo, quindi eh, insomma mi sembra un quadro molto antico. Guarda quanti personaggi ci sono su, questo, su questa banchina del, della città di Venezia. Qui c'è un capriccio architettonico, qui c'è la città di Venezia. Mi sembra un quadro fatto molto, molto bene. È una tempera dei primi dell'Ottocento. Al vetro perché va conservata al numero 36 abbiamo Lucio Amitrano 45x25 Olio su tela, le rose rosse. Il titolo dell'opera che è controfirmata. Pittore che nasce a Napoli nel 1950, una bella fanciulla. 900 euro da scontare 450 euro. Bellissimo, bellissimo bella la cornice, bello il quadro, bello tutto. Lucio Amitrano Franco, rivediamo l'opera numero 32. Volentieri, professor Mauro Barra, il 32. 30 x 40, oil on the table, olio su tavola, 250 euro. È confermata. Bene, andiamo a vedere, rivediamo la figura femminile con le rose. Molto graziosa di Amitrano a 450 euro, stupenda. Mentre al numero 38 abbiamo il lago vicino Lecco, il lago. Hai mica ha scritto che lago era? Stai rialzata forse in quel momento. Allora, intanto, dico il pittore che è Massimo Bollani. Nasce a Milano nel 1957, 30x60 lui su tela, costa 600 euro da scontare. 300 euro. È un'opera del 1996 datata e c'è scritto dietro la località. È il lago di Sartirano, Lago di Sar 1996. Mario Bollani. Tela 30x60, bella cornice. Ince come la cornice a 300 euro. Guarda che carina! Forza, 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 forza. Eh? Forza, 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 forza. forza. Gianfranco, rivediamo. Lucio Amitrano, la Lucio numero 36. Amitrano, certamente 45x35, olio su tela da 900 euro 450 euro è confermata bene, allora vediamo eh, il lago di Martirano bellissimo e poi sopra abbiamo questo scorcio napoletano di Vincenzo Aprile è un olio su tavola 50x70, pittore che nasce a Napoli nel 1952, attualmente vive opera a Pescara. Olio su tavola 50x70, pittore molto quotato, queste sono opere che si vedono intorno ai 2000 euro, 2005 in mostra, noi lo offriamo a 1800, sconto 50. 900 euro scontato. Meglio di così non potreste andare. Meglio di così non potreste andare. Forza, 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 20 minuti ed è finita la fiesta, ma che bella, ma che bella questa fiesta, devo dire un pomeriggio pasqua, post pasquale, pasquettano, devo dire molto, 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 molto tranquillo, molto, molto, molto tranquillo, eh? Eh vabbè tesoro mio, purtroppo è così, eh? Io vedo, vi manca lo sprint, vi manca la voglia, vi manca l'entusiasmo, vi manca un po' tutto. Eh? Poi al 40 abbiamo eh, Salvatore Ciaurro, fantastica natura morta 50x70, olio su tavola. Faceva parte, era proprietà della Galleria Serio di Napoli. Guarda i fichi, le pere e l'uva e il melone. E sullo sfondo c'è un paesaggio. Molti pittori fanno. La natura morta davanti al paesaggio, costa 2.000 euro da scontare del 50. 1.000 euro il netto dello sconto? 1.000 euro! Storica fu la mostra che fece a, a, al Maschi Angioino, questo artista, nel 2000 e dispari, non mi ricordo. lo lessi, una mostra molto importante al Maschi Angioino a Napoli. Lui è un pittore che ha ritratto grandi personaggi, Renzo Arbore, altri attori, un artista molto importante, eh? Salvatore Ciaurro, nasceva, nasce a Napoli, ancora vivo, nel 1943, 81enne. Salvatore Ciaurro, Galleria d'Arte Serio, c'è l'etichetta dietro. Sì, vabbè. Sì, come no, guarda che meraviglia! Ti ho detto che proprio ma nel settimo stanno, eh? Bellissimo, numero 41, professor Mauro Barra, 50 per 70 olio da 1000 euro 500, euro, 500 euro, 500 euro, 500 euro professor Mauro Barra, sì sì andiamo via ma anche velocemente eh. Non credo, mi sembra insomma fuori, fuori ogni ombra di dubbio. <ride> Poi al 42 abbiamo Giovanni Savarese. Giovanni Savarese. La può comprare, ci sono, il salone nautico c'è, uno va lì e se compra la barca e se la mette in salotto al salone nautico, oppure ci sono i modellini eh? qui abbiamo barche a profusione, palazzo donna Caraffa il golfo di Napoli 70 cm per un metro olio su tela 1200 si sì, da scontare pensate, è 70 cento la cornice costa molto di più di 600 euro la tela è regalata a Giovanni Savarese, pittore e paesaggista pittore paesaggista e marinista napoletano. 70 cm per un metro, olio su tela. Ci ho visto ieri rimanere a casa. Fidati, ma devo rimanere anche oggi. Anche oggi, dovevamo fare filotto. Due giorni di festa, devo fare eh? al 43, Salvatore Rodriguez è un su tela 60x40 da 1.3650 650 euro 650 euro finale pittore che nasce a Napoli l'11 marzo del 1957 44 Telesforo Franchino 31x40,5 pittore di origine veneta trevigiano Nasce nel 1892, muore nel, nel 64 a Torino. Un bel quadro pieno di personaggi, eh, direi anni 30-40, cornice coeva. 750 euro da scontare. 375 euro. 375 euro. Guarda che meraviglia! Franco, rivediamo dipinto numero 43 di eh, Salvatore Rodriguez. Volentieri, stupendo, a 650 euro. Salvatore Rodriguez, stupendo. Pensa, da Dio è confermato. Grazie, rivediamo. Franchino, intanto ti tolgo questo. Tanto il numero ce l'ha? Eh? eh? Ah, che sogno. Bella natura morta con le rose 30x44 olio. Ma costa 500 o 600? 500 euro da scontare. 250 euro. 250 euro. Ultimi, ultime battute, 10 minuti al termine. Se volete vedere, rivedere, guardare, osservare qualcosa, fatelo immediatamente. 47. Lo mettiamo sotto perché aveva dei riflessi che non facevano vedere bene. E al 47 abbiamo questo bel lavoro Bernardo Gentili. Che nasce a Milano nel 1900 e muore nel 1963. E un oro su tavola 28x38 degli anni 30-40. 500 euro da scontare. Guarda quanto è carino sto quadro: 250 euro. 250 euro. Al 48 ci sono le barche sulla spiaggia di Vincenzo Laricchia, il pittore del mare. E un olio su tavola 30x40 degli anni 70-80, 750 euro da scontare. 375 euro. 375 euro. Guarda, guarda che bello che è. Numero 49, abbiamo questo lavoro firmato Gianni di scuola napoletana. È una tecnica mista su cartone: 49 per 31. 600 euro da scontare, 300 euro finale. 300 euro finale: 10 minuti, abbiamo finito. Lo dico per voi, se volete vedere, rivedere, domani mattina subito c'è il commerciante che ha soggiornato qui, si ricarica tutto e si porta via tutto. Finisce qui il 50%, giuro, mai più. Mai più il 50%. Eccolo qua, guarda che bello. E poi il senza numero, questo dipinto a sesto vale con una super cornice tutta in legno, Lavorata, scuola lombarda, 16 x 11 olio su tavola, a 300 euro da scontare. Paesaggio lacustre. 16 x 11, la dimensione della tavoletta. Di tavola si tratta. 16 x 11, 150 euro. 150 euro. È confermata la 48 di Vincenzo Laricchia. Oh, vedi? Bene, bene, bene. Guarda che meraviglia che questo quadro, è 150 euro. Bene, rivediamo qualcosa, dove arriviamo arriviamo e poi salutiamo. Dai, tanto è uguale, vai. Sì, sì, numero uno, vai. E il giro senza... Troppe pretese, tanto mi sembrano ormai rimasto nessuno l'ascolto, quindi per onore di firma, salutiamo le 18 e va bene così. No, non voglio dire che non hanno confermato perché hanno confermato, però hanno lasciato i quadri più belli. Questo che non capisco perché, comunque, hanno chiamato. Ma se mi lasciano Liverani qui al numero 1, La al 6, Vincenzo Colucci. Uh, Antonio Madonna, tutte e due, Francesco Giordano, Franco Rispoli, Gaetano Vitale, Tammaro, Serra, Aprile, Ciaurro. E eh, allora, cioè, questo è un quadro di Luigi Leverani, un bel paesaggio lagusto e qui c'è il paesino dalla parte opposta, queste due donne che guardano il lago, questo borgo abitato, le montagne con la neve 50x70, anni 40-50. Luigi Liverani che nasce nel 1889 1000 euro da scontare. È firmato in base a destra Liverani, eh. Luigi Liverani. È lui, eh? non è che è un altro. Luigi Liverani, 50x70, prima metà del 900 a 500 euro finale. Eh? Sì, numero 5, Mario Dini, 40x30. Del 1959 a 350 euro scontati, diciamo i prezzi scontati così. Evitiamo tanti numeri. Mario Dini, Toscana, continuatore della scuola dei lavori di Lega, Fattori e Signorini. Numero 6 abbiamo Vincenzo Laricchia, datato 1975 costiera Malfitana. 50 per 70 a 700 euro scontato. Eh? Al numero 7 Alfio Presotto, bella natura morta datata a 1966. Neorealismo, 30 per 60 le su tela, 400 euro scontato. Allora, l'8 abbiamo Ventura, guarda che questo bel paesino. 30x40 olio su tavola a 300 euro scontato. Questi due dipinti senza numero a Sesto Vale, sono molto vecchi, di scuola lombarda, misurano 7 cm x 10 cm, raffigurano dei velieri in mare aperto, la cornice antica in foglia oro. Costano l'uno per l'altro 300 euro da scontare. 150 euro. Sono delle, poco più de, de, delle miniature: 7 centimetri per 10. Ti tocca, capita, sono opere vecchie. Eh. 13. Giuseppe La Ficara, le rose gialle. Olio su tela 40 per 50. 400 euro. 14 Antonio Madonna, 24x30, 400 euro scontato, 1982 la data, chioggia. Allora, 16 Felice Vellan. Questo è stato il colmo che è rimasto, una tempera del 30 a 250 euro. <ride> Un pittore piemontese se lo mettono alla trasmissione 800 chiamano in 25. Poi proprio nessuno c'era l'ascolto, eh. mamma mia, che triste pomeriggio. Al 17 Francesco Giordano, bella natura morta 50x70, 600 euro. Al numero 19 Vittorio Colucci, notturno, anzi tramonto in costiera, anni 70 del Novecento, anni 70-80, olio su tela 70-100, 1.100 euro scontato. 1.100 euro scontato. La pesca alla lampara, ara, ara. E hanno fatto bene. Ha pigliato l'acqua, ha pigliato il freddo, come no? Ha fatto bene. Ma scherzi. Eh. Occhio non vede, guarda non vuole. Da mercoledì parliamo di 800 e basta. Eh. 21 Franco Rispoli. 40 per 30 650 euro. 650 euro Franco Rispoli. Alle 70. La mamma con la sua bambina, che bella nella culla, è il colmo proprio, guarda. Questo è un quadro bello, vedi sapore. Si vede che è stato allievo di Rolli su sto quadro. Che bravo che è. Che era morto nel 89 al 22. Nostro Signore Gesù, 1880-1890 è l'epoca. Olio su tela 51x38 scontato 750 euro in tema con la Santa Pasqua per fortuna Gesù è risorto ieri palazzo Donanna non dell'Anna palazzo Donanna non c'è dell'Anna ragazzi mamma mia palazzo Donanna il 42 è savarese. Si chiama. Vediamo il numero 16. Sì. 16. 16, 16, è Vellan, non dell'anno, Vellan, Felice Vellan. C'è scritto Vellan, F Vellan, è torinese, Vellan, Vellan. Nasce nel 1889, muore nel 1976. È una tempera su cartone a 250 euro. Vellan dagli anni 30. Negli anni 30 però confermato il Vellan Grazie. 24 basta, vai vai 24, vai 24, va. Eh, 24 Uh, Antonio Madonna 51,5 per 70,5 800 euro a 2000-2005 li vengono questi pazzesco ragazzi Vi passa sotto il naso 800 e anche certificato ed espertizzato non ve ne accorgete neanche mamma mia ragazzi povera Italia nella più grande indifferenza sono convinto che se vi chiedono chi è SIN, non lo sapete. Hanno parlato tutte, tutti i telegiornali. Eh? Sinner chi è? Eh? Poi al 29, Gaetano Vitale. Gaetano Vitale a 650 euro. Opera più non abbiamo avuto tante, ma questa è l'opera più vecchia che abbiamo mai avuto degli anni 60. Con la cornice sua originale. Che è la conice laccata bianca direi più che bianca cream, con i riflessi dorati. Se non vi dovesse piacere la conice laccata la mettiamo dorata, moderna dorata gratis, se non dovete pagare oltre 6,50, pagate sempre 6,50. Olio su tela, pittore che nasce a Cava dei Tirreni, allievo di Clemente Tafuri, 20 anni di differenza. Tafuri nasceva nel 3 lui è nato nel 23. Poi al 31 c'è Scogna Miglio. A 300 euro 40x30, anni 40 direi. La parte centrale sono rimasti quasi tutti, quelli un pochino più qualitativi. Il 33 Tamaro a 1100, che ha vinto il premio di pittura, pensa che ho venduto dei Tamaro normali se li sono mangiati, questo che ha vinto un premio di vittoria è bella qua ce lì, del 1981 pazzesco 33,5 per 59 1100 euro 1981 aveva 42 anni è nato nel 39, il 15 di marzo poi sopra Mario Maresca Serra 50 per 70 900 euro scontato neanche il valore della cornice E la tempera numero 35, scuola veneta, 20x43, tempera dei primi dell'Ottocento, quindi antichissima, costa 500 euro scontata. Se questa la metto in carrellata eh, mercoledì, chiamano in 5. Eh, oggi purtroppo un giorno così. C'erano delle avvisaglie, eh, sapevo a cosa andavo incontro. troppo Pasqua, Pasquetta, Natale. Gio... No, però, a Natale abbiamo lavorato bene: abbiamo lavorato bene. No, 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 no assolutamente. Ho capito, ma non c'è problema. Non è vero perché poi adesso è giorno fino alle 8. Ma no, ma no, ma non ci pensa proprio. Poi al eh, 39, Fratelli, il 39, lascialo stare. Vincenzo Aprile. 50 per 70, 900 euro, il Golfo di Napoli. 40, Salvatore Ciaurro. Dai, dai, abbiamo finito, su. 40, Salvatore Ciaurro. 50 x 70, 1.000 euro. Proviene dalla Galleria d'Arte Serio di Napoli. Stupendo. Ancora, rivediamo il Tammaro cortesemente. Il Tammaro, 1.100 euro. Ha vinto un premio di pittura nel 1981. Sta tutto scritto dietro. Ora te lo faccio vedere. Questo è dietro. C'è ancora la medaglia che ricevette Tammaro. L'ho lasciata sul quadro. Qui c'è... La foto del pittore, c'è il diploma, l'opera premiata e il quadro 1100 euro. 33,5 per 59, Lungosenna, Notre Dame, Boulevard de Paris. 1100 euro finale, bellissimo. Bene, io credo che possiamo salutare. Tempo è finito, anche volendo andare avanti, non è che mandiamo la grafica. Lunedì finiamo proprio alle, alle 18. Domani c'è Antiguariato con Cristian. Mentre mercoledì saremo insieme con la grande pittura dell'Ottocento, eh? grandi artisti, grandi maestri. Erano grandi novità. Quindi... Confermato il Tammaro. Grazie Gra e complimenti. Quindi vi invito a seguire. Dalle 15 alle 18 saremo insieme con la pittura, la grande pittura dell'Ottocento. Purtroppo, evidentemente, qualcuno ritorna a casa a quest'ora, ma eh, che dobbiamo fare? Devo salutare, devo salutare perché c'è un'altra azienda dopo di noi del resto nei giorni normali alle 18 non c'è più nessuno oggi è un giorno particolare e mi dispiace chi è, chi è ritornato tardi ringrazio e saluto Clara ringrazio e saluto Mino la telecamera domani è antiquariato, mercoledì grande pittura 800 ciao a tutti grazie, arrivederci